Buon pomeriggio, gentili telespettatori di Rete3, ben ritrovati all'appuntamento con il Giro d'Italia, frazione numero 10 da Campi Bisenzio a Sestola, circa 4.000 metri di dislivello nella tappa di oggi, con un colpo di scena arrivato proprio sul primo Gran Premio della montagna, il ritiro di Michael Landa. Stefano Garzelli, è appena arrivato il comunicato stampa, il medico della squadra, il dottor Inigo Sarrieghi, ha spiegato che aveva una gastroenterite virale per Michael Landa, ha provato a partire questa mattina, queste sono immagini esclusive che hanno girato le nostre moto, ma le condizioni di salute non le hanno permesso di continuare. Dunque una gastroenterite virale ha messo fuori Michael Landa, dicevamo circa 4.000 metri di dislivello. Stefano, una tappa che sta vivendo tanti momenti, la fuga, la maglia rosa sta passando di spalla in spalla, attualmente ce l'ha? Pirazzi in questo momento è maglia rosa virtuale, penso che il bello dovrà ancora venire perché le salite difficili saranno nel finale. E intanto qua la planimetria della tappa, 219 chilometri da Campi Bisenzio a Sestola, attraversando Prato, Pistoia, passo della collina dove ha avuto le difficoltà Michael Landa, che ha dovuto ritirarsi per poi arrivare a Pietracolora, Ospitaletto, e poi dopo la parte finale, che è la parte più difficile, con questi 4.000 metri di slivello, passo di Pian del Falco, passano qua da Sestola a 20 km all'arrivo, gireranno a sinistra per affrontare gli ultimi 3 km con pendenze fino al 15%, e attenzione, la discesa finale 8 km, i primi tre abbastanza semplici, larghi, con una pendenza in discesa abbastanza elevata, poi svolta a destra, strada molto stretta, quindi attenzione alla discesa che riporterà i corridori all'inizio della salita di Sestola, la salita di 7 km. Intanto l'abbiamo filmata, Stefano, raccontiamo le difficoltà di questa discesa, soprattutto un alternarsi di asfalti, tante curve chiuse, questi cambi d'asfalto, si vede proprio dalle immagini, proprio il diverso colore vuol dire asfalto nuovo insieme asfalto vecchio, quindi con questo comporta che in caso di una frenata in piena curva trovare questo cambio d'asfalto può causare dei problemi, tante curve chiuse, la pendenza in discesa è molto ripida, proprio intorno al 15%, strada stretta, quindi non puoi sbagliare per poi dopo arrivare a questi ultimi 7 km che porteranno qui all'arrivo di Sestola, pendenza 6-7%. Io penso che alla fine di questa discesa ci sarà un gruppo molto frastragliato, con magari corridori come Nibali, Valverde, che potranno attaccare in discesa. Dovranno muoversi gli uomini di classifica. Attualmente la maglia rosa è sulle spalle di Stefano Pirazzi, è stata anche sulle spalle di Giovanni Visconti, ma gli uomini di classifica in testa Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde animeranno il finale di questa decima frazione. Saranno tanti i temi del processo da tappa che affronteremo con Stefano Garzelli e con Davide Cassani, uno su tutti. Il ritiro di Michael Landa. Vi lascio la telecronaca di Francesco Pancani e Silvio Martinello, ci vediamo dopo, grazie. Un saluto anche da parte nostra agli amici che adesso ci seguono anche su Rai 3. Dunque, dopo il giorno di riposo, il Giro d'Italia è ripartito con un clamoroso colpo di scena, ovvero il ritiro oggi dopo 66 km nella zona del rifornimento di Michael Landa. Mancano 55 km alla conclusione di questa tappa, la numero 10 da Campi Bisenzio a Sestola, una tappa lunga fra l'altro perché sono 219 km in programma. Ci sono 13 uomini al comando, hanno un vantaggio di 5 minuti e 12 secondi. La formazione meglio rappresentata nel gruppo di testa è la Bardiani CSF, che ha dentro tre uomini: Nicola Boem, Giulio Ciccone e Stefano Pirazzi, che virtualmente adesso è maglia rosa perché stamani era ripartito da Campi Bisenzio con un ritardo di 4 minuti e 8 secondi da Gianluca Brambilla. Dunque virtualmente adesso in maglia rosa c'è Stefano Pirazzi, eccolo qua inquadrato, il laziale della Bardiani CSF, per lui dorsale numero 21, 39.500 intanto la media oraria dopo 4 ore di gara. Vuol difendere però il simbolo del primato Gianluca Brambilla, anche perché domani ha la possibilità di arrivare vestito di rosa praticamente sulle strade di casa. Silvio, buon pomeriggio anche da parte mia. Certamente questo è l'obiettivo di Gianluca Brambilla, che sta facendo lavorare la squadra con molta intelligenza. In questo momento ormai da diversi chilometri Stefano Pirazzi, e come vediamo la classifica virtuale gli ha sfilato la maglia rosa che ha ancora e la porterà fin qui a Sestola sulle spalle. È una situazione comunque ricomponibile, la Etix Quick Step sta lavorando
con grande intelligenza, con grande equilibrio. Mancano 55 km al traguardo. Bella comunque questa lotta, coraggiosa, bravi i ragazzi della Bardiani CSF che stanno tentando oggi il colpaccio con questi tre corridori, Pirazzi, Boem e Giulio Ciccone nel gruppetto di testa, e soprattutto in questa fase centrale Boem, Nicola Boem, che sta dando un contributo sostanziale a questo obiettivo, cioè quello di portare Stefano Pirazzi il più in là possibile. L'animazione grafica in 3D per vedere anche su strada il vantaggio temporale dei 13 uomini che adesso hanno 5 minuti e 8 secondi. Andiamo a completare la composizione del gruppo davanti, dunque 5 minuti e 07 che equivalgono a 1 km e 800 metri adesso appunto in strada il vantaggio dei 13. Oltre ai tre della Bardiani CSF davanti ci sono Giovanni Visconti della Movistar che è stato l'iniziatore di questa fuga, Primislav Niemec polacco della Lampre Merida, Darwin Atapuma della BMC, Damiano Cunego della Nippo Vinifantini, Guillaume Bonafon della Gdeser, Georg Preidler della Giant Alpecin, Ivan Rovni della Tinkoff, Riccardo Zödel della Trek Segafredo, Nathan Brown della Cannondale e Igor Silin della Katiuscia. Andiamo adesso in corsa, Andrea De Luca, motocronaca 1 con l'ammiraglio della maglia rosa. Te Andrea. Sì, Francesco, abbiamo affiancato Davide Bramati. Naturalmente la notizia è il ritiro di Michel Landa. Dispiace a tutti il ritiro di un campione da una gara come il Giro d'Italia. Sicuramente sì, dispiace perdere un protagonista del Giro, visto che anche la cronometro era andato veramente molto forte, perdere un protagonista per l'ultima settimana, questo dispiace sicuramente per il Giro d'Italia. Obiettivo vostro, mantenere la maglia rosa. Brambilla, l'abbiamo sentito, ci tiene ad arrivare in Veneto con vestendo la maglia del primato. Sì, quello sì, domani arriviamo vicino a casa e adesso c'è questa fuga dei 13 che è partita subito dopo la prima salita. Stiamo controllando con Trentini, Visinoschi e Sabatini, stanno facendo un grande lavoro, la nostra forza è di stare uniti e vedremo sulla penultima salita, che sarà di 16 km, cosa riusciremo a fare. Adesso il vantaggio penso che è sempre intorno ai 5 minuti, 5.30, vedremo sull'ultima salita se avremo la forza di accelerare e chiudere qualche secondo. Va bene, grazie Davide Bramati, a voi la linea. Grazie Andrea. Intanto ha perso contatto Nicola Boem dalla testa della corsa, uno dei tre uomini della Bardiani CSF. Boem che aveva fatto un grande lavoro una volta che era stato fermato dalla sua ammiraglia, perché inizialmente c'era un terzetto al comando con Niemec, Visconti e lo stesso Boem, che invece faceva più comodo dietro proprio per permettere il ricongiungimento. Ma intanto ecco, stiamo vedendo questo tratto veramente molto impegnativo, dove Nicola Boem, che ha lavorato tanto negli ultimi chilometri, ha delle difficoltà a seguire il ritmo, e i suoi compagni Ciccone e Pirazzi si sono fermati perché chiaramente contano ancora di avere un contributo fondamentale da Nicola Boem, gran passistone, uomo di fatica che potrebbe essere di grande aiuto. Mancano 54 km al traguardo, sarebbe un po' prestino per la Bardiani CSF perdere una pedina importante in questa fuga come Nicola Boem. Andiamo adesso da Gianfranco Benincasa, che sta seguendo con la motocronaca 2 proprio gli uomini al comando. A te Gianfranco. Sono proprio dietro in questo momento a Nicola Boem, che ha perso, come dicevate voi, contatto una ventina di metri dagli altri fuggitivi. Gran lavoro comunque da parte del numero 24 della Bardiani CSF. Rimangono in fuga dentro il gruppetto ovviamente Pirazzi, virtuale maglia rosa, ed anche Ciccone. C'è anche Damiano Cunego che sta lottando ovviamente per riprendersi la maglia azzurra di miglior scalatore. Ora Nicola Boem però fa un'accelerazione e si riporta sulla coda del gruppetto di testa, riagganciando il numero 2 della Gdeser Mondial, Bonafanta. A voi. Grazie Gianfranco, con la testa della corsa sta per arrivarci anche il gruppo. Siamo appena transitati da Polinago, questo paese che fu parzialmente, in gran parte, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale per la vicinanza alla linea gotica. E la nostra rubrica Pedalando nella Storia, curata da Roberto Jacopini, oggi ci parla proprio della linea gotica. E allora, attraverso le strade del Giro d'Italia, con le strade del Giro d'Italia, Pedalando nella Storia. Thank you.
L'ultima linea difensiva pensata dal feldmaresciallo Kesselring attraversava l'Appennino tosco-emiliano da Massa a Fano, passando a nord di Firenze. Con essa i tedeschi intendevano proseguire la ritirata combattuta e infliggere al nemico il maggior numero di perdite in modo da rallentarne l'avanzata verso il Reich. Sulla Gotica, i tedeschi applicarono il metodo della difesa in profondità, utilizzando un sistema di fasce fortificate, distanziate tra di loro qualche chilometro a seconda della conformazione del terreno. Kesselring disponeva di circa 19 divisioni, in massima parte rimaneggiate e incomplete, raggruppate in due armate, la decima est e la quattordicesima occidente. Sulla carta, le stesse unità che gli alleati inquadravano nell'ottava armata britannica lungo l'Adriatico e la quinta statunitense sul versante del Tirreno. Unità complete che comprendevano anche 5 divisioni corazzate e potevano contare su un'enorme superiorità aerea. 2.900 aeroplani contro meno di 150. Ciò nonostante, la difesa tedesca riuscì a contenere gli attacchi alleati per molti mesi. Sulla Gotica fu impegnato il Corpo Italiano di Liberazione del Governo del Sud, forte di 24.000 uomini, mentre accanto ai tedeschi vi furono i soldati della Repubblica Sociale addestrati in Germania. 3 divisioni inquadrate nell'armata Liguria. Unità partigiane italiane colpirono nelle retrovie tedesche e altre parteciparono all'offensiva alleata che cominciò il 25 agosto 1944 per concludersi il 21 aprile 1945 con la liberazione di Bologna. Georg Breidler della Giant Alpecin è stato costretto a fermarsi per una foratura, adesso sta cercando di riportarsi sul gruppetto al comando, dove, come ci diceva Gianfranco Benincasa prima del servizio di Roberto Jacopini, era riuscito a rientrare anche Nicola Boemma. 4 minuti e mezzo adesso è il vantaggio dei battistrada nei confronti del gruppo. Come diceva Davide Bramati della medaglia dell'Ethics Quickstep, davvero un grande lavoro nelle prime posizioni lo stanno facendo Sabatini, Trentini e Wisniewski. Silvio, sì, sono loro gli uomini che nel finale insomma non hanno molte possibilità, anzi non ne hanno alcuna, per rimanere con il gruppo dei migliori, e sono loro che sono da tanti chilometri ormai che tengono sotto controllo questo tentativo, direi con un ottimo esito, perché continua ad oscillare, c'è il 5 e i 4 minuti e mezzo il vantaggio dei 13. È un ritardo che naturalmente nel finale si scatenerà, si dovrebbe scatenare la bagarre dietro, comunque un ritardo che dovrebbe, uso il condizionale perché lanciarsi in previsioni è sempre molto, molto azzardato, soprattutto in tappe come queste, dovrebbe mettere al sicuro perlomeno la maglia rosa di Gianluca Brambilla. Davanti Nicola Boemme con un'accelerazione, abbiamo sentito da Gianfranco Benincasa, è riuscito a rientrare e ha immediatamente ripreso il suo lavoro, che è appunto quello di cercare di portare più in là possibile questo tentativo. Un paio di giorni al Salone del Libro di Torino e poi è rientrato, lo impone il suo lavoro da editore, poi è rientrato nella carovana del Giro d'Italia anche Marco Cassini. Adesso però attendiamo un attimo Marco, perché bisogna tornare in corsa, dobbiamo tornare da Andrea De Luca che è con l'ammiraglia Astana. A te Andrea. Esatto, abbiamo proprio affiancato adesso l'ammiraglia di Vincenzo Nibali, naturalmente la notizia di Mikel Landa. Come cambia questo Giro d'Italia al ritiro di Mikel Landa, Martinelli? No, cambia che c'è anche una squadra che può lavorare meno, perché sicuramente con Landa c'era anche la Sky che poteva eventualmente prendere in mano la situazione in qualche momento. Però mi dispiace per Landa, però sicuramente per noi aver perso un avversario che per me era l'avversario più temibile. E adesso si guarda solo a Valverde come avversario, tu vedi altre insidie per Vincenzo? Ma in salita c'è ancora Chavez, ci sono ancora altri corridori che possono insidiare eventualmente Nibali, però io comincerei insomma a aspettare l'arrivo di oggi, perché una sorpresa c'è già stata, potrebbe essercene dell'altro. Parole di Beppe Martinelli, Astana, a voi la linea.
Beppe Martinelli che giustamente, e può permetterselo considerando la sua eccezionale esperienza, non si fida oggi in maniera particolare, perché è davvero una tappa molto molto insidiosa quella che stiamo vivendo sull'Appennino Tosco Emiliano. Marco Cassini, allora rimettiamoci in pari anche con il nostro percorso, anzi con il tuo percorso, parlando di due musei davvero molto particolari e, io potrei dire, anche molto affascinanti. Campi allora, Bisenzio e Serra Mazzoni. Allora, partirei da Serra Mazzoni perché è un posto che deve essere meraviglioso. Non l'ho ancora visitato perché io sono arrivato qui all'arrivo e invece era nella parte iniziale del tragitto. Ci sono ben 40 ettari dove sono coltivati 800 varietà di rose e tu mi dirai allora questo è un giardino. E invece è un giardino museo o anche museo giardino. Ci sono rose risalenti addirittura a pochi decenni fa, alcune varietà appena scoperte, appena nate, altri addirittura risalenti al 1400. È il momento giusto per andarlo a visitare, quindi diamo anche questo invito agli spettatori, perché questo è il periodo in cui fioriscono le rose. È un museo con una stagionalità piuttosto breve, solo in questi mesi fino all'inizio di giugno. E che cosa si può dire della rosa, che è il fiore più celebrato dalla letteratura, dalla poesia, dalla fotografia? Forse, per non sbagliare, il modo migliore è usare una frase che risale a un secolo fa, la scrisse la poetessa e scrittrice Gertrude Stein, ed è un verso anche piuttosto famoso, spesso citato, che è una rosa, è una rosa, è una rosa. Perché? Perché in qualche senso il solo nominarlo già ce la rappresenta e quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Direi che solo pochi anni prima, nel 1909, quindi poco prima che Gertrude Stein disse una rosa è una rosa è una rosa, questo colore, il rosa, fu scelto come colore dominante del Giro d'Italia. E oggi le poesie assumono varietà diverse, da una rosa è una rosa è una rosa si passa a Fight for the Pink, che mi sembra comunque un bel verso. Un po' diverso, un verso diverso. Invece un altro museo, sei andato a scoprirlo nella fase iniziale di questa tappa, proprio a Campi Bisenzio, museo dei diari, giusto? E magari dunque, erroneamente si pensa che un diario si possa scrivere solo su carta. Esatto, Pieve Santo Stefano nel 1984 è diventato il posto dove i diari, che sono qualcosa di estremamente privato, diventano un patrimonio pubblico. Sono stati raccolti in questo archivio ben 7.000 diari. Il più bello di tutto, forse, ecco, lo stiamo vedendo proprio adesso, lo vedete, non è scritto su carta ma su un lenzuolo matrimoniale di una contadina, Clelia Marchi. Questa storia è talmente bella che se ne è innamorato anche Vinicio Capossella e ne ha parlato in una sua canzone. Bellissimo davvero, un contributo anche per le due immagini che abbiamo visto, che dico la verità Marco mi ha emozionato, con un diario appunto che è qualcosa di estremamente intimo e personale, renderlo invece pubblico con questo museo, con questo archivio, è stata davvero un'idea molto molto interessante. Intanto dietro sulla testa della corsa, ormai è dietro, ha perso contatto Nicola Boem della Bardiani CSF. Dunque gli uomini di Reverberi nella fuga rimangono in due, Giulio Ciccone e Stefano Pirazzi. 4 minuti e mezzo, adesso si è abbastanza assestato, Silvio, il vantaggio dei 12, perché dunque sono rimasti in 12 nei confronti del gruppo. Si è assestato perché l'obiettivo della Ethics Quickstep, ribadisco, è quello di rimanere compatti il più possibile, e lo sono perché sono tutti e 8 lì nelle prime posizioni. Poco fa Matteo Trentin si è sfilato per andare all'Ammiraglia a prendere le borracce e poi ritornerà davanti e rifornirà tutti i compagni di squadra, dalla maglia rosa a Bobby Jungels, maglia bianca, secondo in classifica generale con un solo secondo di ritardo, quindi situazione sotto controllo, mentre davanti, insomma, sottolineiamo l'ottima prova di Nicola Boem che si stacca dopo aver lavorato moltissimo la corsa in questo frangente, non propone dei gran premi della montagna veri e propri, ma propone dei tratti in salita molto ripida dove Nicola Boem, a causa della fatica che ha dovuto accumulare finora, non è più in grado di dare il proprio contributo.
4 i GPM in programma oggi. Passo della Collina e Pietra Colora di terza categoria sono già stati percorsi ed è sempre transitato per primo Giovanni Visconti. Poi mancano invece il GPM di Pian del Falco, una prima categoria, e l'arrivo di Sestola, catalogato come terza categoria, Gran Premio della Montagna di terza categoria. Per chi ci ha seguito nella nostra telecronaca dalla strada del Giro d'Italia domenica, in occasione della bellissima cronometro del Chianti Classico, si ricorderà che abbiamo parlato a lungo di Alexei Zacevic, il russo della Katyusha, che era stato ripreso da Tobias Ludvigsson e è rimasto a lungo nella scia dello svedese della Giant Alpecin. E noi avevamo detto anche in telecronaca, Silvio, se ricordi, probabilmente la giuria dovrà prendere alla fine qualche provvedimento, perché il regolamento vieta che un corridore, una volta che è stato ripreso dal corridore che era partito dopo di lui, possa rimanere in scia. Lo vediamo adesso nel riquadro di destra. In questa fase erano addirittura in tre, perché c'era anche Valerio Agnoli, che però si mantiene un po' più distante e poi perde contatto. Invece con la maglia rossa, con il body rosso della Katyusha, è quasi attaccato è proprio in scia di Ludvigsson Zacevic. La giuria in effetti lo ha penalizzato e gli ha dato un'ammenda di 100 franchi svizzeri e soprattutto una penalizzazione in tempo di 6 minuti e 48 secondi. Ma la sua squadra, la Katyusha, ha fatto ancora di più. Lo ha praticamente espulso dalla corsa, cioè non c'è stato un provvedimento dalla giuria, dalla commissione dei giudici, ma proprio dalla propria formazione. Perché? Perché siccome Tobias Ludvigsson era uno dei corridori che erano seguiti dalla nostra moto ripresa, ha praticamente testimoniato il genere di gara di cui si è reso protagonista Zacevic, che è stato per tantissimi chilometri praticamente a ruota di Ludvigsson, e quindi ha documentato questa infrazione che i vertici tecnici della Katyusha hanno ritenuto assolutamente lesiva dell'immagine della formazione ed hanno espulso il loro corridore. Anche perché, si legge in un comunicato, la Katyusha, i tecnici che erano sulla ammiraglia della Katyusha avevano comunicato, avevano ordinato praticamente a Zacevic di staccarsi, perché così non stava facendo fare una gran bella figura alla squadra, però lui o non ha sentito o ha fatto finta di non sentire, fatto stacco, insomma, alla fine la Katyusha lo ha buttato fuori dal Giro d'Italia. Stamani, per tutti altri motivi, non è ripartito neppure Fabian Cancellara. Fabian Cancellara, domenica scorsa, tappa del Chianti Classico, quindi ultima esibizione di Fabian Cancellara in un giro che si aspettava e che si era sognato diverso, perché puntava decisamente alla prima maglia rosa nella prima tappa cronometro di Apeldoorn. I problemi di salute lo hanno invece limitato nella propria prestazione, solo ottavo nell'occasione, piazzato anche domenica a Greve in Chianti, però ha preso coscienza, insomma, che la condizione non è assolutamente idonea per affrontare la seconda parte complicatissima dal punto di vista altimetrico di questo giro che inizia oggi, e quindi decisione da parte di Fabian Cancellara della Trek Segafredo di ritirarsi e di pensare al proseguo della stagione. La favola meravigliosa di Claudio Ranieri e dell'Ester sono arrivate anche sul traguardo di Sestola, perché adesso si scopre che ci sono tifosi dell'Ester in tutte le parti del mondo, in tutte le parti dunque anche d'Italia, mentre in precedenza avevamo visto anche un altro striscione per i tifosi di Adriano Malori. E ogni occasione è buona per mandare un saluto, per mandare un abbraccio ad Adriano, che ha ripreso a pedalare, che ha ripreso ad allenarsi dopo un lungo periodo di riabilitazione che ancora continua comunque, ma lo può abbinare alle prime uscite in bicicletta. L'augurio è quello di vedere prima del termine di questa stagione sfortunatissima per Adriano Malori, lo ricorderete, lo ricordiamo, una caduta paurosa al Tour de San Luis nel mese di gennaio scorso. La speranza e l'augurio è quello di rivederlo con un numero sulla schiena prima che questa sfortunatissima stagione 2016 si concluda. Nel frattempo siamo felici di poter appunto comunicare e commentare la sua ripresa degli allenamenti. E siamo ormai vicini al traguardo volante, questo è un traguardo volante con punti per la maglia rossa, ma un traguardo volante anche con
a buoni in secondi per il primo e il secondo e il terzo che transiteranno al traguardo volante, di Lama Mocogna, che è questa località sulla statale dell'Abetone, che poco più avanti porta anche verso la salita di Barigazzo, che fu l'ultima delle salite affrontate il 29 maggio del 1940, una tappa storica per il ciclismo italiano, per il Giro d'Italia. Era la tappa, era il giorno della Firenze-Modena, il giorno della prima vittoria al Giro di Fausto Coppi, che prese anche la sua prima maglia rosa, vincendolo poi quel Giro del 1940. Ammiraglia Movistar, seconda ammiraglia Movistar, che va da Giovanni Visconti, uno dei più accreditati del gruppo di 12 che stanno guidando la corsa, uno dei più aggressivi e motivati fin dalla partenza. Giovanni Visconti che, quando entra in questi tentativi, in questo genere di tappe, difficilmente sbaglia il colpo. Ha già conquistato i due traguardi della montagna, lui che nel 2015 conquistò la classifica generale del Gran Premio della Montagna al Giro d'Italia, quindi un po' alla volta, ora che iniziano in successione le tappe con tanta montagna, va ad iniziare ad accumulare punti. Mentre qui siamo ritornati in gruppo maglia rosa, 4:32 sempre il ritardo, quindi continua ad essere virtualmente sulle spalle di Stefano Pirazzi, la maglia rosa che invece indossa fisicamente Gianluca Brambilla. E Giovanni Visconti è lì che prende informazioni di quanto sta accadendo dalla propria ammiraglia. Qui vediamo appunto il rallenti di quanto abbiamo visto poco fa. Siamo a circa 2 chilometri dal traguardo volante di Lama Mocogno. Andiamo da Gianfranco Benincasa, ammiraglia Lampermeride, a te. Sempre con il gruppetto dei battistrada, siamo con Scirea della Lampre Merida. Allora, dicevano anche in telecrona con Giovanni Visconti che sta andando molto forte, sta pedalando davvero forte, dicevamo, per i favoriti di questa tappa, no Scirea? Ma hanno ancora un buon vantaggio importante, 4 minuti e mezzo è un bel vantaggio. Visconti sì, era nella fuga iniziale con Nieme che pedalava meglio, pedalava forte, ha alimentato molto la fuga. Adesso bisogna vedere quante forze gli sono rimaste, perché questo gruppetto di 10 con Attapuma e Pirazzi sono stati abbastanza sulle ruote, vediamo un po' nel finale. C'è il Gran Premio della Montagna di prima categoria, però c'è anche una discesa molto molto pericolosa. Scirea, anche la discesa è pericolosa, no? Sì, sappiamo che la discesa, ci sono un passaggio molto stretto di 3 km prima di andare a prendere l'ultima salita, però ci vogliono solo le gambe per arrivare in cima. A voi. Grazie Gianfranco. Intanto messo in fila prima da Giovanni Visconti, adesso da Giulio Ciccone, il gruppetto degli attaccanti, quando siamo vicini al traguardo volante di Lama Mocogno. Dunque sta cercando, ha cominciato oggi la sua rincorsa ai vertici della classifica per gli scalatori Giovanni Visconti, che, come ricordavi Silvio l'anno scorso, giustamente ricordavi, ha vinto la maglia azzurra dei Gran Premi della Montagna. Intanto è a quota 15 punti, perché aveva un punto stamani, poi ha vinto i due GPM di terza categoria, dunque ne ha presi altri 14. Il leader è sempre Tim Wellens, che nella classifica per la maglia azzurra di punti ne ha 21, è lui il leader, senza dimenticarci di Damiano Cunego, anche lui è nel gruppo di testa. Anche lui è nel gruppo di testa, senza dimenticare che ci sono ancora due Gran Premi della Montagna, tra l'altro il primo che andremo ad affrontare, il successivo, è quello di Pian del Falco, il primo Gran Premio della Montagna di prima categoria di questa edizione del Giro, quindi è una classifica che fa gola a molti, e Damiano Cunego e Giovanni Visconti non mancheranno oggi di accumulare punti importantissimi e fondamentali. Abbiamo visto poco fa uno sbuffo da parte di Giulio Ciccone, perché ora si è staccato Nicola Boehm, la Bardiani CSF continua ad essere la formazione in superiorità numerica, due i componenti, e tra l'altro quella con il maggiore interesse. Però ecco, io personalmente starei un po' più tranquillo, perché in questa fase
È chiaro che la Bardiani CSF ha l'obiettivo di anche della maglia rosa, perché insomma la situazione che si è creata, comunque è giusto che questo sogno continuino a coltivarlo, però bisogna cercare di tenere tutti insieme, così come sta facendo dietro la Etics Quickstep con un ritmo regolare, ma appunto che non consenta problemi a tutti i componenti della formazione. Ecco che lo stesso atteggiamento dovrebbero averlo anche davanti, e la Bardiani CSF invece si sta impegnando, ribadisco, giustamente, ma dovrebbe cercare di avere anche la collaborazione di tutti gli altri, quindi tirate più lunghe ma più regolari sarebbero a mio avviso più opportune in questo momento. Intanto, arrivando al traguardo volante di Lama Mocogno, c'è adesso lo scatto di Georg Preidler, che poco fa era rimasto vittima di una foratura, è riuscito a rientrare dopo il cambio ruote e adesso va ad allungare. Il primo che prova a rispondere è Stefano Tirazzi, perché in una classifica che per ora si sta giocando davvero sul filo dei secondi, c'è solo un secondo tra il primo e il secondo in classifica generale, anche gli abbuoni di un traguardo volante chissà che non possono diventare fondamentali, potrebbero fare la differenza. Allora, intanto i tre secondi li prende Preidler e i due li prende Pirazzi, no, è Ciccone, Giulio Ciccone. Pirazzi. Giulio Ciccone in penultima posizione, sta transitando in questo momento, alle sue spalle Rodney. Dunque, adesso è a 4 minuti e 6 secondi, perché lui appunto con gli abbuoni li ha recuperati, Stefano Pirazzi da Gianluca Brambilla, che è sempre in maglia rosa. Eccole le maglie. Ovviamente ha regalato indossate dalle Miss, come sempre fa parte anche questa inquadratura della cerimoniale, diciamo così, delle premiazioni, anticipandolo di qualche chilometro, la sfilata delle Miss sulla traguardo di Sestola con le quattro maglie delle classifiche più importanti: maglia rosa, classifica generale, Gianluca Brambilla; maglia rossa, classifica punti sulle spalle di André Greipel; maglia bianca per la migliore giovane sulle spalle di Bob Jungels; maglia azzurra, miglior scalatore, stamani almeno sulle spalle di Tim Wellens. Due maglie in casa Etics e Quickstep, la rosa e la bianca; due maglie in casa Lotto Soudal, Wellens e Greipel, la rossa e l'azzurra, mentre continua con un fenomenale lavoro Fabio Sabattini, utilissimo e fondamentale per Marcel Kittel, fino a quando Marcel Kittel ha deciso di rimanere al giro, e naturalmente esemplare professionista anche in queste giornate dove un corridore con le sue caratteristiche certamente sta facendo fatica, ma non fa mancare il proprio fondamentale apporto alla causa di Gianluca Brambilla, alla causa di questa formazione che ha già conquistato 3 vittorie di tappa, 2 con Kittel e 1 con Gianluca Brambilla, tra l'altro spettacolare, con arrivo ad Arezzo, ed è il terzo giorno che hanno la maglia rosa. Un giorno lo ha fatto Marcel Kittel e questo è il secondo giorno per Gianluca Brambilla. Allora, in teoria uno come Marcel Kittel poteva garantire un discreto numero di risultati, vittorie o piazzamenti a tutta la Etics Quickstep, dunque saranno sicuramente tutti scontenti del ritiro di Marcel Kittel. Forse però tra i corridori il più scontento è proprio Fabio Sabatini, perché lui aveva l'ordine di stare al fianco di Marcel Kittel, dunque in una giornata come quella di oggi forse si sarebbe risparmiato un po' di più. Forse sarebbe nel gruppettino di 20 corridori che si è staccato sul passo della collina e che è ancora in ritardo e che sta pedalando e giungerà al traguardo con un distacco molto ampio. Tra l'altro, dal punto di vista del tempo massimo non ci sono assolutamente problemi, a meno che qualcuno non stia male, chiaramente. Perché quando si sta male anche pedalare con il solo obiettivo di arrivare in tempo massimo diventa complicato. La media è superiore ai 34 orari, quindi un tempo massimo del 18%, superiore al tempo che andrà a fissare il vincitore. Quindi non ci dovrebbero essere difficoltà di sorta, mentre cambia qualcosa in gruppo. Attenzione Francesco, perché alla Astana non va più bene l'andatura regolare della Etics Quickstep. Hanno preso decisamente l'iniziativa e Valerio Agnoli, che ieri ne ha approfittato, tra l'altro ha ricevuto il via libera da parte della sua formazione ma anche dalla direzione del giro, perché i corridori non possono mai lasciare il giro a meno che non si ritirino, per tornare a casa a trovare la moglie e soprattutto la bambina nata qualche giorno fa. Valerio Agnoli, Astana dunque nelle prime posizioni del gruppo, e abbiamo visto che pilotato da Manuele Mori stava guadagnando posizioni anche Diego Ulissi, perché adesso
anche per le caratteristiche del percorso stiamo davvero entrando nella fase calda di questa tappa. Era scattato Georg Preibler in vista del traguardo volante, dopo aver preso la vittoria, dopo essersi preso i 3 secondi di abbuoni, non si è fermato però l'austriaco della Giant Alpecin, che ha tirato dritto. Eh sì, sorprendentemente ha tirato dritto, perché mancavano più di 40 km al traguardo e tutto solo mi domando dove pretenda di andare. Sta di fatto che registriamo l'allungo di Preibler, coraggioso, dietro di lui Bonafont e Atapuma stanno provando a reagire, quindi si è rotta anche l'armonia nel gruppettino di 12 e la vedo dura però per questa fuga, perché se la situazione avesse continuato ad andare in modo regolare come andava per la Etix Quickstep, ecco che ci sarebbero state certamente delle possibilità maggiori rispetto a quanto sta accadendo in questo momento, perché l'andatura anche nel gruppo si è decisamente animata e quindi prevedo che per la fuga davanti sarà veramente dura arrivare al traguardo. Uomo da tenere d'occhio quest'oggi anche Domenico Pozzovivo, un caso che sia lì in seconda posizione? No, credo proprio di no. Domenico Pozzovivo, che è uscito molto deluso dalla cronometro, normalmente riesce a fare delle buone prestazioni in cronometro che presentano un percorso come quello di domenica, la tappa del Chianti Classico, è in difficoltà sotto la pioggia, con il maltempo, non ha mai trovato il ritmo giusto, ma ora è sul suo terreno ideale. Abbiamo sentito le prime parole subito dopo la conclusione della crono del Chianti Classico di Domenico Pozzovivo. Questa era la cronometro dove più che spingere bisognava pensare a guidare la bici. Sì, era uno delle, anche per questo una delle grandi difficoltà. Sì, una delle grandi difficoltà della tappa cronometro di domenica, dove tutti i protagonisti hanno pedalato costantemente sotto l'acqua. Preibler, Pirazzi, Zödel, l'ufficializzazione dei passaggi al traguardo volante di Lama Mocogno, da dove è passato stamani anche il nostro Marco Cassini, che sicuramente adesso andrà a raccontarci una storia. Sono sempre molto particolari, no? Le cose che vai a scovare, Marco. Ora, non dirci che a Lama Mocogno hai trovato un collegamento con i fumetti, per dirne certo, una. Perché ovviamente per chi ama il ciclismo, tutti quelli che ci ascoltano, Lama Mocogno è principalmente la città natale di Romeo Venturelli, come abbiamo detto, ma per chi come me ama i fumetti è anche la città natale di Guido De Maria, classe 1939, è un famosissimo pubblicitario, iniziò come pubblicitario creando negli anni 60 tanti caroselli, e la sua passione per i fumetti, che lo portò poi negli anni più recenti, negli anni 90, a creare la rivista Comics, ebbe il suo picco negli anni 70. Negli anni 70 che cosa creò? Una di quelle trasmissioni per cui anche l'inflazionata definizione di culto può qui sembrare appropriata. La trasmissione si chiamò in una prima edizione del 72 Gulp, poi successivamente per 5 edizioni a cavallo tra gli anni 70 e 80 diventò Super Gulp, e Super Gulp è appunto, a mio avviso almeno personale, davvero una trasmissione di culto, personaggi mi come certo. Sottotitolo fumetti in TV, esatto, perché per le nostre generazioni personaggi come Tintin, Alan Ford, Nick Carter, l'Uomo Ragno, i Fantastici 4 entrarono curiosamente passando per la televisione nelle nostre case. E che cosa imparammo? Imparammo a sorprenderci per qualcosa che ci sembrava altissima tecnologia, in realtà non era altro che delle inquadrature un po' movimentate di quelle che erano delle tavole disegnate, non c'era nessuna animazione, e c'erano poi degli attori molto bravi che recitavano le voci, i dialoghi dei personaggi, e dei rumoristi che mettevano voce, davano voce a tutte le famose onomatopee che alimentano i fumetti, appunto Gulp, Crash, Bang, e soprattutto, chi non lo ricorda, il tormentone finale, ogni puntata, forse stiamo per recitarla insieme, si chiudeva con la famosa frase "e l'ultimo chiuda la porta", con un sonoro, seguita da un sonore definitivo, slam. Però era l'ultimo chiuda la porta. Certo, perché non c'era ancora un po' di... il politically correct non era ancora di moda, e quindi si poteva far gioco del linguaggio del personaggino cinese, aiutante di Nick Carter, che però scovava sempre lui la soluzione. Esatto. E diceva sempre, dice il saggio... Mi è scappato anche un sample mentre lo dicevo, perché ormai mi sono immedesimato, e si finiva con quello slam. Un'altra curiosità però posso aggiungere, che quella trasmissione, anche per dare la giusta paternità, De Maria la fece insieme a Giancarlo Governi, voce storica e volto storico della RAI,
autore di grandissimi, di numerosissimi ritratti televisivi. Uno di questi, che diventò anche un famoso libro, Il Grande Airone, era un ritratto di una biografia di Fausto Coppi. E così di nuovo ti do la volata per tornare al giro. Per tornare ad immergerci nella magia del Giro d'Italia, nella bellezza di questa tappa. Grazie Marco. Grazie davvero a Marco Cassini. Silvio, la situazione è nuovamente cambiata in testa al gruppo, perché adesso la Lampre Merida sta dimostrando, credo di poter dire con l'atteggiamento in testa al gruppo appunto, che oggi può provare a fare la tappa Lissi. Assolutamente, Diego Lissi, quindi anche Lampre Merida che sta contribuendo a sollecitare l'andatura nel gruppo Maglia Rosa. Segnaliamo che è stato ripreso dal gruppo Maglia Rosa Nicola Boemme, che per tanti chilometri è stato protagonista in questa giornata, e continua ad esserci Preidler con un vantaggio di circa una ventina di secondi su Bonafon e Atapuma, che avvertiti dall'ammiraglia, loro che hanno delle discrete doti di scalatori, della reazione a quanto sta accadendo nel gruppo, stanno cercando anche a loro volta di sollecitare l'andatura nel gruppetto di testa. Gruppo della Maglia Rosa che adesso in questa fase in discesa è guidato da Christian Ness del Team Sky. Ricordiamo ancora con l'ordine della Sky il ritiro oggi al chilometro 66 di Mikel Landa. Torniamo in corsa, Andrea De Luca, a te. In discesa dietro il gruppo Maglia Rosa verso Ponte di Strettara, dove inizierà la salita di Pian del Falco, gruppo in fila indiana. È una discesa molto tortuosa, però la carreggiata è ampia e buono anche l'asfalto. L'accelerata prodotta dalla stana negli ultimi 500 metri prima del traguardo volante si è fatta sentire e hanno perso contatto una trentina di corridori, tra cui anche Venter e Navardauskas. Quindi è stata evidente l'accelerazione del gruppo ed è anche un'andatura senza prudenza quella che sta attuando adesso il gruppo Maglia Rosa in discesa. A voi la linea. Grazie Andrea. Intanto per i battistrada è cominciata la salita che porterà al Gran Premio della Montagna di Pian del Falco, come ricordava poco fa Silvio Martinello, il primo dei 10 Gran Premi della Montagna di prima categoria in programma in questa edizione del Giro d'Italia. Pian del Falco, scollinamento a quota 1352, una salita lunga perché misura 16 km e 300 metri, si supera un dislivello di 850 metri, la pendenza media è del 5,2%, punte massime di pendenza del 13%. Ma sono soprattutto gli ultimi 4 km di questi 16 decisamente impegnativi, dove appunto si affronteranno le rampe più dure, quelle più cattive, che arrivano, come hai ricordato, al 13%. Ecco, gli ultimi 4 chilometri hanno una pendenza media del 9%. Ecco, questo la dice lunga sulle difficoltà di questa salita, soprattutto nella sua ultima parte, e poi attenzione alla successiva discesa. Ecco che in questo tratto stiamo entrando ormai nel vivo di questa tappa. Anche nel gruppo c'è un discreto nervosismo per arrivare ad attaccare la salita verso Pian del Falco nelle prime posizioni. Un po' tutte le formazioni, vediamo la Movistar, vediamo la Lampre, vediamo la Stana e anche il Team Sky, che deve resettare naturalmente le proprie ambizioni, e sarà a questo punto Nicolas Roche l'uomo che dovrà avere sulle spalle, avrà sulle spalle la responsabilità di provare a sostituire Mikel Landa nel cercare il risultato migliore in classifica generale. Allora al comando c'è Georg Preidler, che sta per essere raggiunto dalla coppia che era formata da Atapuma e da Bonafon, poi gli altri 9 uomini che facevano parte della fuga iniziale. È già stato ripreso Nicola Boehm dal gruppo che vediamo inquadrato e che adesso ha un ritardo di 4 minuti e 20. Gianfranco Benincasa. Noi abbiamo parlato con l'ammiraglia della Trek, che ci ha detto che Preidler si sente una buona gamba, buone sensazioni, quindi dice proverà a fare qualche scatto, vedremo se effettivamente più avanti allungherà ancora. Invece noi siamo in questo momento in coda al gruppetto dei battistrada e c'è Niemeth che è rimasto staccato ormai di qualche centinaio di metri. L'uomo della Lampre Merida non tiene più il ritmo dei migliori in questa tappa che ci porterà fino a Sestola, dove è nato il primo Tomba Club della storia, grazie all'entusiasmo di alcuni amici che hanno sempre seguito Alberto Tomba. A voi. Tra un po' si sveglierà anche quella bimba per l'arrivo della tappa, per il momento può permettersi ancora di rimanere ad occhi chiusi.
Dunque Diego Ulissi trova un compagno in più adesso, no? Sì, sì, perché Niemez, che abbiamo sentito, sta perdendo terreno. Credo che questo perdere terreno sia appunto dovuto ad ordini precisi di scuderia. Orlando Maini ha chiamato all'ordine il polacco, che era uno dei primi animatori di questa tappa, di questa difficile tappa appenninica, e che ora credo andrà a andare manforte alla propria formazione, che è in questa fase la più determinata nel gruppo Magliarotto. Questi sono gli otto uomini che sono nel mezzo tra i tre battistrada e il gruppo. Dunque, rispetto alla fuga iniziale, ha perso contatto, abbiamo sentito, o comunque non ci sono più Niemez e anche Boehm. Andiamo da Andrea De Luca adesso. Sì, perché appena iniziata la salita si è subito sgretolato il gruppo della Maglia Rosa, quasi dimezzato istantaneamente dopo le prime centinaia di metri. Adesso superiamo un gruppone comprendente Quinziato, Pozzato e Oss, e adesso l'unico è Bisolti, abbiamo visto in difficoltà anche Andrea Di Raip, l'unico è Bisolti che può reagire e riportarsi sul gruppo Maglia Rosa. A voi la linea. Grazie Andrea, intanto ci sono scatti adesso in testa al gruppo. Il primo è di Alexander Foliforov, russo della Gazprom, una delle formazioni che ha ricevuto la wild card. L'invito dunque per partecipare a questo Giro d'Italia. Formazione russa che ha in Firsanov il capitano. Firsanov che occupa la 19ª posizione in classifica generale, 4 minuti e 32 il suo ritardo dalla Maglia Rosa, quindi anche la Gazprom Rustelo sta provando a muovere le acque. Allora adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi via con l'ultima parte della nostra diretta. Non puoi capire quanto passi veloce il tempo se non vedi i corridori in salita lottare contro la pendenza. Passa più veloce che nei 100 metri piani. Lì gli sprinter vanno più veloci del tempo. Qui invece è il tempo a essere un fulmine e i ciclisti sono il tuono. Questo era Gianluca Favetto, Italia, provincia del Giro, Mondadori 2006. Break del Giro e poi Giro all'arrivo. Dopo la cronometro del Chianti Classico e il giorno di riposo, il Giro d'Italia è ripartito con la tappa sull'Appennino Tosco-Emiliano, la numero 10 da Campi Bisenzio a Sestola, ed è ripartito con un clamoroso colpo di scena. Il ritiro dopo 66 km della tappa di oggi di Mikel Landa, messo KO da un virus gastrointestinale che lo ha colpito durante la notte. Ha provato comunque il basco della Team Sky stamani a ripartire, ma dopo 66 km appunto è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Una tappa insidiosissima quella di oggi, con il secondo arrivo in salita dopo quello di Roccaraso dei sei previsti al Giro d'Italia. Quando mancano 29 km alla conclusione, già sparpaglio in testa tra i 13 uomini che fino a poco fa componevano il gruppo al comando. Adesso c'è rimasto da solo Georg Preidler con Darwin Atapuma, che anche il colombiano della BMC si è mosso davanti, gruppo che ha un ritardo di 3 minuti e 45 secondi. Georg Preidler sulla sinistra in alto, che quando mancavano 40 km al traguardo, in occasione del traguardo volante di Lama Mocogno, ha lasciato la compagnia e si è involato tutto solo. Darwin Atapuma in alto a destra, che ha poco fa staccato Bonafon, che era fino a qualche centinaio di metri insieme a lui. Sulla sinistra in basso vedete Bonafon raggiunto da Damiano Cunego, che è uscito a sua volta dal gruppettino, e sulla destra è ora inquadrato a schermo intero la Etics Quickstep, che continua a lavorare in testa al gruppo. In questo momento Peter Serri, chiaramente hanno terminato il loro lavoro sia Wisniewski sia Sabatini e sia Matteo Trentin, sono rimasti
quelli con le maggiori doti per andare su questo percorso e a questa andatura, e guardate, non sono rimasti più di una sessantina di componenti del gruppo del Magliarone. C'è davanti nelle prime posizioni anche Vincenzo Nibali, atteso come sempre dai suoi tifosi sul traguardo di Sestola. E a proposito del gruppo della Magliarosa, ci riferisce tutto Andrea De Luca. Andiamo a te, vai Andrea. Abbiamo affiancato l'ammiraglio Lampre Merida perché è sembrato che abbiate operato un cambio di tattica, è così oppure no, Orlando Maini? No, era importante prendere la discesa davanti e prendere il primo tratto di salita nelle prime posizioni, perché comunque credo che possa succedere anche qualcosa di importante, e a quel punto era giusto essere in buona posizione. Niemez? Niemez è stato molto bravo a entrare nella fuga questa mattina, adesso rimane fra i primi, vedremo come si muovono dietro e di conseguenza ci muoveremo. Perfetto, quindi ancora a prendere la decisione finale in casa Lampre Merida, a voi la linea. Grazie, grazie Andrea, siamo nel corso della salita che ci porta al Gran Premio della Montagna di prima categoria di Pian del Falco, salita lunga di 16 km e 300 metri. Quando saremo allo scollinamento a quota 1352 mancheranno 16 km alla conclusione. Pian del Falco che ci riporta con la memoria al 1971, perché qua nel 71 appunto vinse José Manuel Fuente. Andiamo da Gianfranco Benincasa. Sono dietro a Preidler, Georg Preidler, dorsale numero 157 della Giant Alpecin. Buona la sua frequenza di pedalata, convinto, lo avevamo detto prima, abbiamo parlato con l'ammiraglia, si sente in forma l'uomo della Giant. Dietro di lui c'è Atapuma della DNC, un po' più staccato, Bonafone e poi gli altri 9 fuggiaschi di questa lunga, lunghissima giornata che porterà ora i girini fino a Pian del Falco, come ricordavate voi, il Gran Premio di prima categoria. A voi. E mentre parlavi Gianfranco, Darwin Atapuma è stato raggiunto dalla coppia formata da Cunego e da Bonafone, Guillaume Bonafone, il francese della AG Désert. Obiettivo maglia azzurra per Damiano Cunego, che nella classifica degli scalatori stamani aveva un ritardo di un punto soltanto da Tim Wellens, che indossa la maglia azzurra, dunque oggi può ottenere un risultato importante. Damiano, chiaramente incrementare, andare a riprendersi la maglia azzurra che gli ha portato via Tim Wellens nella tappa di Roccaraso, e cercare, perché no, anche qualcosa in più vorrebbe dire la vittoria di tappa. 3 minuti e 51 il vantaggio sulla maglia rosa, e su questo gruppo a mio avviso che dobbiamo ragionare, perché la Etix Quick Step è tornata davanti, la situazione per quanto riguarda la maglia rosa è ritornata assolutamente sotto controllo, perché sono circa 3 minuti e 30 il ritardo del gruppo di Gianluca Brambilla dal gruppettino in cui si trova Stefano Pirazzi. Certo, bisognerà capire in funzione tentativo di vittoria di tappa da parte di Damiano Cunego, di uno dei corridori che sta conducendo la corsa in questo momento, come si comporteranno dietro, perché mi sembra di vedere una Movistar con Alejandro Valverde e solo lì ad aspettare che qualcuno si muova. Vincenzo Nibali altrettanto bene, Diego Ulissi che finora si è mosso con molta attenzione, potrebbe essere una giornata favorevole anche al livornese. Ecco, non Silvio, c'è ancora nulla di scontato. Infatti ti stavo proprio per chiedere questo, quel signore là con il numero 121 che mi sembra stia sgambettando decisamente bene in testa al gruppo, Alejandro Valverde, quanta paura fa oggi? Fa paura, ma credo che Vincenzo Nibali non l'abbia mai assolutamente sottovalutato. Mentre davanti, e lo vediamo nel riquadro in basso a sinistra, è proprio Giovanni Visconti, parlando di Movistar, suo compagno di squadra, che sta alimentando l'andatura per cercare di andare a riprendere i quattro che sono davanti. Jörg Preidler era ancora tutto solo, e poi il terzetto che è alle sue spalle con Cunego, Atapuma e Bonafone. E Giovanni Visconti, che è rimasto tagliato fuori da questo contrattacco di Damiano Cunego, ecco che sta provando a reagire, portando ancora e incrementando con questo scatto, con questa sollecitazione, il loro vantaggio, mentre ci sono ancora scatti. È Zoidel in questo momento, seguito dallo statunitense della Cannondale, si tratta di Nathan Brown. Dunque questi altri due uomini che stanno cercando di uscire dal gruppo dei contrattaccanti, forse anche Stefano Pirazzi stava cercando di riaccodarsi a loro per riportarsi sul terzetto che è all'inseguimento di Preidler. Ricordiamo che l'austriaco Georg Preidler, eccolo qua inquadrato, è da solo al comando.
Mancheranno 16 km al Gran Premio della Montagna di Pian del Falco a 1352 metri di altitudine al traguardo. Di questi ce ne sono 8,5 in discesa e 7,5 in salita, perché non dimentichiamo che poi bisogna risalire nuovamente verso Sestola, 7,5 km con una pendenza media del 5%, una pendenza massima che supera di poco l'8%, quindi un finale difficile dopo una tappa condotta ad altissima velocità, una distanza importante, 219 km, quindi anche la salita verso Sestola potrebbe riservare delle sorprese, perché di fatica i corridori ne hanno accumulata tanto. Oggi non è una giornata che si adatta alle sue caratteristiche, però ne approfittiamo per fare gli auguri a Sonny Colbrelli. Oggi compie gli anni Colbrelli, 26. È certamente la giornata migliore per un corridore con le sue caratteristiche, affrontare una tappa come quella di oggi. Ma già domani avrà una giornata più adatta alle sue caratteristiche, con l'arrivo ad Asolo. Domani infatti la 11ª tappa, sono 227 km da Modena ad Asolo. Considerando quanti veneti ci sono nel gruppo, Silvio, domani saranno tantissimi a quelli che sognano, che stanotte andranno a letto sognando una vittoria ad Asolo. Sarà una tappa difficile da controllare, anche perché è molto lunga e con un inizio tre quarti abbondante facile, prima di arrivare ai piedi della Forcella Mostacin, Gran Premio della Montagna, che un po' tutti i veneti che sono in corsa conoscono naturalmente, perché molte manifestazioni giovanili si svolgono in quelle zone. Forcella Mostacin è una delle asperità più battute dalle corse ciclistiche, ecco che domani ce ne saranno tanti che partono con motivazioni particolari. Georg Preidler aveva allungato l'austriaco della Giant in occasione del traguardo volante di Lama Mocogno, poi però non si è rialzato ma ha tirato dritto con la sua azione, e adesso ha un vantaggio di una ventina di secondi, qualcosa in più, 26 per la precisione, su questo terzetto, quello formato da Cunego, maglia della Nippo Vini Fantini, maglia rossonera per Darwin Atapuma, maglia a scacchi della Gedeser per Guillaume Bonafont. Un altro terzetto è scattato alle spalle di questi tre. Questo intanto è il momento in cui il gruppo, tirato sempre da Yetix Quickstep, va a riprendere Primislav Niemec. Stanno andando anche gli Etix Quickstep in questo momento. Non mi sembra che Niemec possa dare una gran mano. No, evidentemente si è staccato perché non aveva più la forza di rimanere, perché insieme a Gianluca Brambilla e a Bob Jungels, che occupano uno in maglia rosa, lo vedete in quinta posizione, in quarta posizione Bob Jungels in maglia bianca, di leader della classifica dei giovani con un solo secondo di ritardo dal suo attuale capitano, sono rimasti De La Cruz, Carlos Verona e Peter Serri. Quindi si sono staccati Sabatini, Wisniewski e Trentin, mentre davanti ha avuto buon gioco e l'inseguimento di Stefano Pirazzi, che insieme a Zoidel e al portacolori della Cannondale, della formazione statunitense Nathan Brown, si è riportato sul terzetto Cunego, Atapuma, Bonafont. Quindi abbiamo un sestetto, sei corridori che vediamo qui inquadrato da questa bella immagine dall'alto, all'inseguimento di Georg Preidler. Allora adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, pochi secondi, fra l'altro nel riquadro si può continuare a vedere la corsa. Break dal giro, prima però Marco Cassini. Si sta ricompattando il gruppetto all'inseguimento di Georg Preidler, ritardo del gruppo invece 3 minuti e 50, eccolo che dietro alle spalle di Preidler c'è l'attacco del suo connazionale, vale a dire di Riccardo Zedel, subito sulla sua ruota si piazza Giulio Ciccone, con lui anche Cunego e Atapuma.
Continua nella sua azione solitaria Georg Preidler, 3.50 il ritardo del gruppo Magliarosa. Silvio, ma c'è ancora la possibilità, a tuo avviso, che qualcuno di questi attaccanti possa arrivare fino al traguardo? Sì, secondo me sì, assolutamente. C'è ancora, dipende molto da come si muoverà il gruppo, soprattutto negli ultimi 4 km di questa salita, perché le pendenze sono talmente cattive che ecco che un'andatura fatta dagli uomini dell'alta classifica permetterebbe una riduzione netta del vantaggio che hanno comunque accumulato. Sono circa 3 minuti e mezzo il vantaggio che hanno il quartetto che vediamo inquadrato in questo momento nei confronti del gruppo Magliarosa. Davanti tutto solo Georg Preidler, che con un'azione coraggiosa è abbastanza dissennata dal punto di vista tattico. Ne mancavano 40 quando è partito tutto solo in occasione del traguardo volante. Sembrava il classico allungo per andare a garantirsi i punti e i secondi di abbuono che erano in palio, invece poi ha tirato dritto. E ci stiamo avvicinando, tra l'altro, anche al primo passaggio da Sestola, località in cui oggi è fissato il traguardo di questa decima tappa. Ed eccola la cartolina che ci arriva proprio da Sestola, questa famosa località di villeggiatura, non esclusivamente invernale, che è situata ai piedi del Cimone, che è la vetta più elevata dell'Appennino settentrionale con i suoi 2165 metri. Dominata appunto Sestola dal Monte Cimone. Da ricordare anche a Sestola un bellissimo giardino botanico alpino Esperia, una vera e propria oasi botanica al confine con il Parco del Frignano. Ed eccolo proprio al passaggio da Sestola, Georg Preidler, non però nella zona del traguardo. Proprio qua sopra di noi. Il passaggio è dove sono posizionati la gran parte dei mezzi, appunto, della produzione Rai. Il passaggio di Preidler, e ora sta transitando il gruppettino alle sue spalle che si è ricompattato. 10 sono gli atleti che fanno parte di questo gruppo all'inseguimento di Georg Preidler, mentre alle spalle Foliforov, che prova ancora ad uscire dal controllo della Etics Quickstep, che con Peter Serri da tanti chilometri ormai continua a guidare l'inseguimento da parte del gruppo. E la situazione per quanto riguarda la maglia rosa è ritornata sotto controllo, perché non solo fisicamente, perché la porta da stamani, ma anche virtualmente in maglia rosa c'è sempre Gianluca Brambilla, perché il suo ritardo nei confronti del gruppo di Pirazzi è appunto di circa 3 minuti e mezzo. Grandissimo pubblico a Sestola, e lo avevamo notato anche Silvio stamani arrivando proprio nella zona del traguardo. Davvero un grande spettacolo di pubblico, grande festa nonostante la giornata feriale. Il Giro d'Italia sta entrando nel vivo e quindi si rinnova anche l'interesse per i tanti campioni che sono a questo giro. Purtroppo diversi hanno dovuto già alzare bandiera bianca: Marcel Kittel, Fabio Cancellara, che stamani non è ripartito dopo aver concluso invece da piazzato la cronometro del Canti Classico domenica scorsa, e oggi la sorpresa del ritiro di Michel Landa, uno di quei favoriti, degli attesi protagonisti di questo giro, che nella cronometro di domenica scorsa del Canti Classico aveva veramente impressionato di più. Qua siamo a quota 1998 metri per la precisione, dove è piazzato il traguardo. Fa decisamente freschino, almeno rispetto agli altri giorni, sì, però per fortuna, per il momento almeno, scongiurato il rischio pioggia. Per ora sì, perché continuano a diminuire le probabilità, e questo ci fa piacere naturalmente, che la pioggia possa accompagnare il finale di questa tappa. Qui con le immagini ritorniamo sul gruppettino all'inseguimento di Georg Preidler. E andiamo adesso da Andrea De Luca in corsa, vai! Una veloce notazione: Tom Dumoulin fa parte del gruppo dei migliori, però pedala costantemente nelle ultime posizioni. A voi la linea. Grazie Andrea per questa segnalazione. Chiaramente ci puoi chiedere la linea in qualunque momento, anche nel caso, arrivando alla parte più difficile di questa salita verso Pian del Falco, verso la GPM di Pian del Falco, nel caso qualcuno degli uomini di classifica dovesse perdere contatto, comunque dovesse dimostrare di essere in difficoltà. Continua l'azione di Preidler. Ricordiamo la composizione del gruppetto alle sue spalle, con Bonafonte, la Gedeser, Pirazzi e Ciccone della Bardiana di CFS,
CSF, Atapuma della BMC, Nathan Brown della Cannondale, poi abbiamo Visconti della Movistar, Cunego della Nippo Vinifantini, Silin della Katiuscia, Rovni della Tinkoff e Zoedel della Trek Segafredo. E cambia la situazione anche nel gruppo Maglia Rosa, perché la Stana ancora una volta non va più bene a Vincenzo Nibali e la sua formazione e l'andatura della Etics Quick Step, e con Valerio Agnoli sta sollecitando il gruppo Maglia Rosa. Anche gli inseguitori di Georg Breidler con Giulio Ciccone sono entrati nel tratto impegnativo negli ultimi 3,5 km, 4.000 metri durissimi di questa salita. Qui il gruppo invece Maglia Rosa, che sotto le sollecitazioni della Stana e di Valerio Agnoli, Tom Dumoulin, che abbiamo sentito da Andrea De Luca pedalare ormai da diversi chilometri nelle retrovie, sta perdendo leggermente contatto. Dobbiamo ancora arrivare nel pezzo impegnativo. Esatto, negli ultimi 4 chilometri, quelli dove la media dipendenza è del 9%, lì davvero saranno problemi per Tom Dumoulin, che non dimentichiamolo è settimo in classifica generale con un ritardo di 58 secondi da Gianluca Brambilla. Altra giornata difficile per Tom Dumoulin, che si sta perdendo le ruote in questo tratto di falso piano. Anche il gruppo Maglia Rosa sta attraversando l'abitato, il centro abitato di Sestola, prima di andare ad attaccare gli ultimi 4 chilometri verso Pian del Falco. 9% la pendenza media, una pendenza massima che tocca il 13%. Georg Breidler e il gruppo al suo inseguimento con Stefano Pirazzi stanno già affrontando i primi chilometri di questa dura salita, e tra poco ci arriverà anche il gruppo Maglia Rosa. Tutti all'inseguimento di Georg Breidler, questo ragazzo austriaco che compirà a giugno 26 anni. L'anno scorso, eccolo qua inquadrato, Georg Breidler, l'anno scorso aveva vinto il campionato nazionale nel suo paese in Austria a cronometro. Nel 2013 aveva vinto anche una tappa al Giro di Polonia, al Passo Pordoi. Andiamo da Gianfranco Benincasa. Tanto, tantissimo pubblico qui verso Pian del Falco, la salita è dura in questo momento, abbiamo detto pendenze massime anche fino al 13%, si sta un pochino staccando Bonafont del Agio d'Auxerre, la mondiale, e anche l'uomo della Katiuscia in questo momento si stanno staccando dagli inseguitori di Georg Breidler, che invece continua la sua azione verso il traguardo di Sestola. Voi. Abbiamo visto come Giulio Ciccone, in testa al gruppetto degli inseguitori di Breidler, stia facendo il ritmo per Stefano Pirazzi. È questo l'uomo sul quale puntano in casa Badiani CSF per la tappa di oggi, Stefano Pirazzi. Dietro invece continua il lavoro della Astana, la situazione di Tom Dumoulin, anche il gruppo Maglia Rosa sta arrivando nel tratto duro della salita verso Pian del Falco. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, 10 metri davanti a me Tom Dumoulin, adesso cerco di scorgere la coda del gruppo, è già più di 100 metri, già più di 100 metri di ritardo per Tom Dumoulin, tra l'altro in un tratto non in salita, perché la pendenza in questo momento è dell'1-2%, non sta bene quindi l'olandese. A voi la linea. Grazie Andrea, lo stavamo vedendo mentre ci stavi parlando di Tom Dumoulin, mentre davanti continua la coppia della Bardiani CSF nel gruppetto al comando, già hanno fatto una discreta selezione, scusate, il gruppetto all'inseguimento di Breidler. Comincia la salita impegnativa verso Pian del Falco anche per il gruppo Maglia Rosa, con Tan Kangert in prima posizione dopo l'esemplare lavoro di Valerio Agnoli, che è stato il primo ad allungare la fila. Kangert, Scarponi, Vincenzo Nibali in terza posizione, poi abbiamo Jakob Fuglsang, sono questi gli uomini con le maggiori abilità quando la strada sale, e sale in modo cattivo come oggi. E alle spalle del blocco in azzurro della Stana vediamo i due uomini che occupano la prima e la seconda posizione della classifica generale, vale a dire con la maglia rosa Gianluca Brambilla, con la maglia bianca di leader della classifica dei giovani invece Bob Jungels. Avevamo visto anche Alejandro Valverde, che per il momento non perde un colpo, perché in pratica sta marcando strettamente sia Brambilla sia Nibali. Sempre vicinissimo alla zona buona della corsa Alejandro Valverde, corridore molto esperto e naturalmente di grandissima classe. Georg Breidler sta facendo i conti con le difficoltà
che gli si presentano davanti, dietro sono rimasti in quattro la coppia della Bardiani CSF con Stefano Pirazzi che non smette di incitare anche Giulio Ciccone, insieme a loro Darwin Atapuma e Damiano Cunego, mentre qui siamo ritornati nel gruppo sempre con Tanel Kangert a fare un'andatura che sta facendo male a tanti, non alla maglia rosa però, che è sempre lì costantemente sulla ruota di Vincenzo Nibali. Gli uomini sulla carta più forte in salita sono al fianco di Nibali, vale a dire Kangert, Scarponi e Fulsan, anche Chavez nelle prime posizioni del gruppo. Ma andiamo da Andrea De Luca, vai. Letteralmente sgretolato il gruppo della maglia rosa, praticamente sono in pochi che riescono a tenere il passo dei migliori. Stiamo risalendo e ci sono corridori sparpagliati ovunque, e la salita è iniziata da meno di un chilometro con le pendenze vere. A voi la linea. Eccolo che Preidler sta per essere raggiunto dal quartetto formato da Cunego, da Atapuma e dai due della Bardiani CSF che sono Ciccone e Pirazzi. Anche Domenico Pozzovivo fa parte del gruppetto al comando. Questa invece è la fase in cui viene ripreso dai quattro inseguitori Georg Preidler. Attenzione perché poco più indietro c'è un altro terzetto, vediamo, con Visconti, con Nathan Brown, che stanno per riportarsi sulla testa della corsa. Prima del GPM ci fermiamo per una nuova pausa pubblicitaria. Il paradiso era tutto il resto: boschi, vette, crinali, pascoli, genziane, rododendri, aria, sole per noi che guardavamo, e cielo che quando fatichi in salita con i muscoli mordenti sui pedali pesa anche lui, lo senti zaino, zavorra da spostare a spallate per raggiungere la vetta e il respiro. Italia, provincia del Giro, Gianluca Favetto. Break dal Giro d'Italia. Lo scatto di Giulio Ciccone in testa alla corsa per andare nuovamente a disintegrare il gruppetto dei battistrada. Qua invece siamo dietro con Gianluca Brambilla che ha perso delle posizioni. Gianluca Brambilla è sempre nel gruppo dei migliori, però adesso ha perso delle posizioni. Potrebbe essere, quando mancano 2 chilometri al Gran Premio della Montagna, questo è il tratto più difficile della salita verso il GPM di Pian del Falco, Silvio, potrebbe essere questo il primo vero momento di difficoltà per la maglia rosa. Momento delicatissimo per Gianluca Brambilla che sta cercando con tutto ciò che ha di rimanere agganciato al gruppo, sempre condotto al gruppettino che si è selezionato sotto l'azione della Astana. Gianluca Brambilla che non ha più compagni di squadra intorno, Bob Jungels si è staccato, quindi dovrà fare tutto da solo, soprattutto cercare psicologicamente di non crollare di fronte alle evidenti difficoltà che sta passando. Adesso viene superato anche da Firsanov della Gazprom. Andiamo ad Andrea De Luca. Siamo proprio alle spalle della maglia rosa, comunque ha ancora possibilità di rientrare in questo tratto perché la salita si fa meno dura nei prossimi centinaia di metri, ha dei punti di riferimento davanti a lui, quindi un Brambilla che in questo momento mi alzo i piedi e prova ad aumentare, però sembra in netta difficoltà. Voi la linea. Eh sì, lo vediamo anche nel riquadro in basso a destra, la difficoltà di Gianluca Brambilla che sta continuando a perdere sul gruppetto, dove adesso in testa sta facendo un grande lavoro Michele Scarponi. Per Vincenzo Nibali gli altri uomini di classifica sono tutti là, a parte Bob Jungels. Giulio Ciccone scatenato nel gruppo di testa, insieme a lui Damiano Cunego e Stefano Pirazzi, il suo capitano, che fa un po' di fatica, stringe i denti a seguire il ritmo del giovane compagno di squadra che anche oggi dimostra una brillantezza assoluta. Qui siamo nel gruppettino all'inseguimento del terzetto che è rimasto al comando con Darwin Atapuma, sta salendo bene anche Giovanni Visconti che ha incontrato delle difficoltà all'inizio del tratto difficile verso Pian del Falco, e Michele Scarponi è tornato in forma al momento giusto, Michele Scarponi, nel momento in cui iniziano le salite dove il suo capitano Vincenzo Nibali proverà a fare la differenza. E qui la difficoltà è difficoltà vera per Gianluca Brambilla, superato da Ryder Heisedal proprio in questo momento. È il canadese della Trek Segafredo che è andato a riprendere Brambilla, adesso si mette davanti, se non altro, se ce la fa a tenere la ruota, può avere un punto di riferimento adesso Brambilla, no? Sì, può avere un corridore che normalmente sale con regolarità, perché anche Ryder Heisedal ha
teme e soffre le accelerazioni. Parte mentre adesso Pirazzi, c'è lo scatto di Pirazzi perché ormai siamo vicini al Gran Premio della Montagna. Questo invece è Firsanov che sta cercando di riportarsi sul gruppo dei migliori. De Luca, sono alle spalle sempre della coppia Ezedal con Brambilla. Ezedal sta dando una mano a Brambilla perché gli dà un punto di riferimento e sta tenendo il passo. Un Brambilla che sembra un po' rinfrancato in questa fase. A voi la linea. Grazie Andrea, abbiamo visto che anche Diego Ulissi con Formolo è nel gruppetto dei migliori e c'è anche Andrei Amador. Ed è importante la presenza di Andrea Amador perché Bob Jungels si è già staccato. Gianluca Brambilla sta attraversando un gran brutto momento e Andrea Amador è il terzo della classifica generale con 32 secondi di ritardo da Gianluca Brambilla, mentre bella la pedalata di Damiano Cunego, di Giulio Ciccone e anche di Stefano Pirazzi, che soffrendo, stringendo i denti, è riuscito a rimanere con Ciccone e Cunego e ora chiaramente ha la possibilità di dare anche lui il proprio contributo. Siamo a meno di un chilometro dal Gran Premio della Montagna. Silvio, Giulio Ciccone tra i giovanissimi di questo Giro d'Italia e davvero si sta mettendo in grande evidenza questo ragazzo che compirà 22 anni a dicembre. Si va verso lo sprint, 150 metri per il Gran Premio della Montagna, il primo GPM di prima categoria in questo Giro d'Italia, dove ha la possibilità di fare il pieno di punti Damiano Cunego, che ricordiamolo nella classifica della maglia azzurra ha soltanto una lunghezza di ritardo da Tim Wellens e transita proprio Damiano Cunego in prima posizione al GPM di Pian del Falco davanti a Ciccone e Pirazzi. Va a raccogliere la bellezza di 35 punti, perché insomma con i prima categoria cambia completamente il discorso anche nell'assegnazione dei punti. E si va a riprendere la maglia azzurra, mentre Giulio Ciccone ha dimostrato una certa inesperienza con quella accelerazione per seguire Damiano Cunego, senza stare vicino invece a Stefano Pirazzi, che ha avuto e ha delle difficoltà a fare di queste genere di accelerazioni. Per ora, non appena ripreso Damiano Cunego, rallentare per aspettare il proprio capitano. Ecco, un corridore esperto, non giovane e pimpante e rampante come Giulio Ciccone, avrebbe cercato insomma di riportarsi su Damiano Cunego con una maggiore regolarità per non infastidire tra virgolette il proprio capitano. Logicamente anche Maika e Kruusevelt sono nel gruppo dei migliori e con loro anche il Nurra Zakarin. Andrea De Luca, la maglia rosa? La maglia rosa invece è a 18 secondi dal gruppo dei migliori, 18 secondi sul ritardo, a voi la linea. Grazie Andrea, mentre vediamo che nel gruppetto dei migliori c'è il secondo della classifica generale, perché adesso spunta sulla sinistra dell'inquadratura Bob Jungels, il migliore dei giovani, lui che stamani era ripartito da Campi Bisenzio con un secondo appena di ritardo dal compagno di squadra Gianluca Brambilla. Jungels per il momento sta tenendo, mi era sfuggita la sua presenza, quindi la Etix Quickstep che ha dato le pari possibilità ad entrambi, un solo secondo la differenza tra i due, e Jungels il fatto che non si sia fermato per cercare di aiutare Gianluca Brambilla a superare questo difficile momento. Evidentemente ha ricevuto dall'ammiraglia la possibilità e l'ordine comunque di rimanere con il gruppetto dei migliori fino a quando riuscirà a starci, e mi sembra che pedali anche discretamente bene anche Bob Jungels. La differenza solitamente la fanno le salite, però non è sempre così, Silvio. Adesso ci stiamo avviando a percorrere una discesa che è veramente molto molto impegnativa, molto brutta, molto difficile. Ci potrà essere qualche attacco proprio in discesa? Potrebbe esserci qualche attacco anche in discesa, una discesa che soprattutto nella prima parte è molto esigente e complicata, verso il quale avere molto rispetto. Anche il gruppo maglia rosa, gruppo dei migliori, perché purtroppo Gianluca Brambilla è in ritardo, condotto sempre da Michele Scarponi, transita ora al Gran Premio della Montagna. E vedete che adesso tutti fanno uno scatto per cercare di superare Michele Scarponi, che è arrivato alla GPM, quasi si è fermato, eccoci in discesa. Cosa non hanno fatto qua Pirazzi, con Cunego e Pirazzi, un contatto tra i due. Arrivava veloce Pirazzi da dietro e si era infilato tra Cunego e il tornante sulla destra e ha cercato di correggere appoggiandosi anche sul rivale, mentre Giulio Ciccone, che non ha avuto di questi problemi, ne sta approfittando per avvantaggiarsi. Eh sì, e ha preso già un discreto margine di vantaggio rispetto agli altri due.
E ora sono curioso di capire come si muoveranno. Perché eccolo Stefano qua, Pirazzi Giulio a questo Ciccone. Punto potrebbe rimanere sulla ruota di Damiano Cunego. Cercheremo di capire se invece prevarranno gli interessi di classifica generale, anche se insomma a questo punto già da tanti chilometri non è più virtualmente maglia rosa Stefano Pirazzi. Allora il ritardo del gruppo di Nibali, 2 minuti e mezzo al Gran Premio della Montagna, gruppo Nib / Val, Nibali Valverde. Andiamo ad Andrea De Luca. Iniziata la discesa anche per la maglia rosa, fa parte di un quartetto insieme a lui Siuzu, Anton e Siedal. Cercherà il proprio Brambilla, che si è messo davanti, a disegnare le traiettorie, sappiamo la sua abilità, cercherà di recuperare proprio in questa difficile discesa. A voi la linea. Giulio Ciccone sempre in prima posizione, che sta dimostrando una discreta abilità anche in discesa oltre che in salita, questo giovane ragazzo abruzzese di Chieti, alla sua prima esperienza tra i professionisti, alla sua prima esperienza al Giro d'Italia, che lo sta interpretando in queste prime 10 giornate veramente alla grande, tra i giovani senza dubbio, al netto di Bob Jungels che indossa meritatamente la maglia di leader di questa speciale classifica. È colui finora che si è messo in maggiore evidenza sia nella tappa abruzzese e sia nella tappa odierna, la difficile tappa penninica da Campi Bisenzio a Sestola, 12 chilometri al traguardo, ancora 5 chilometri di discesa per Giulio Ciccone e poi si rinizierà a salire per gli ultimi 7 chilometri e 500 metri verso il traguardo di Sestola. Con Gianluca Brambilla c'è sempre Andrea De Luca, dunque torniamo in corsa. Andrea, è un grande discesista questo ragazzo, due curve ha già preso 40 metri dai tre corridori che erano con lui in cima al Gran Premio della Montagna, e tra l'altro la cosa bella è che è molto fluido, molto pulito nell'impostare le traiettorie, non dà l'idea di essere mai al limite. A voi la linea. È un ottimo discesista, si sta confermando una volta di più anche Andrea Amador, perché vediamo che sta attaccando adesso il costaricense proprio nella discesa dal Gran Premio della Montagna di Pian del Falco. Amador, teniamo sempre un occhio alla classifica, è terzo con un ritardo di 32 secondi da Brambilla. Quindi tutto da giocare, tutto da verificare per la maglia rosa. Un Gianluca Brambilla oggi in difesa che sta cercando in uno dei suoi terreni ideali, la discesa, di recuperare terreno nei confronti del gruppo dei migliori e poi naturalmente dovrà provare a rimanere con i migliori salendo verso Sestola. Giulio Ciccone che si sta involando verso il sogno di conquistare una vittoria di tappa al suo primo Giro d'Italia, alla sua prima stagione tra i professionisti. In questa slow motion vediamo con quanta prudenza, ma allo stesso tempo sulla sinistra lo stesso tornante dove stanno arrivando anche Darwin Atapuma e Nathan Brown della Cannondale, che sono i primi inseguitori di Giulio Ciccone. Abbiamo detto che il ritardo del gruppetto Nibali Valverde era di 2 minuti e mezzo dalla testa della corsa al GPM, 17 secondi invece il ritardo di Gianluca Brambilla dal gruppetto con Nibali Valverde e tutti gli altri uomini di classifica, questo alla GPM. Quindi la possibilità da parte di Gianluca Brambilla, con una discesa delle sue, di recuperare nei confronti del gruppo dei migliori, gruppo dei migliori che per ora è stato staccato circa 7-8 secondi di vantaggio di Andrea Amador, anche lui abile discesista, nei confronti del gruppo dei migliori dove è inserito anche il suo capitano Alejandro Valverde. Aggiornamento da Radio Corsa, 11 secondi il ritardo di Brambilla, che dunque nella prima parte della discesa qualcosa è riuscito comunque a recuperare. Posizione aerodinamica, Giulio Ciccone sempre in testa alla corsa, sta arrivando in fondo alla discesa, tratto impegnativo, tornante difficile sulla destra, ben segnalato dall'organizzazione. Aspetta Silvio, perché arriva un'altra notizia dall'informazione, una scivolata per Stefano Pirazzi, che però è riuscito a riprendere. Certo che adesso ha perso secondi importanti Stefano Pirazzi, cosa che chiaramente maggiormente conta è che non ci siano state conseguenze fisiche per il laziale della Bardiani CSF, nessun problema appunto da un punto di vista fisico per Pirazzi, che è riuscito a ripartire. Sul traguardo anche i tifosi del giapponese Genki Yamamoto della Nippodini Fantini. Andiamo da De Luca. Sì, discesa molto difficile, molto tecnica,
con l'asfalto nuovo che si contrappone a dei pezzi di asfalto vecchi, quindi si creano dei gradini, e poi la pericolosità, anche la pendenza che varia nella carreggiata, e quindi è difficile interpretazione. Comunque una discesa in cui si può fare veramente la differenza se si è abile. A voi la linea. E abbiamo visto un altro replay affrontando una curva a sinistra, un altro contatto fra corridori. Rafa Maica è andato lungo in quel tornante, mentre le immagini ritornano su Giulio Ciccone che continua a pennellare con precisione e con grande efficacia, ma allo stesso tempo senza mai sembrare al limite questi difficili tornanti che sta incontrando. Ancora un chilometro circa per Giulio Ciccone e poi la strada rinizierà a salire. Ultimo. Questa dall'alto invece il gruppo dei migliori, dove non è ancora rientrato Gianluca Brambilla. Ultima salita verso il traguardo di Sestola, 7 km e 400 metri. L'arrivo, come abbiamo detto, sarà a quota 998. Anche l'azione di Andrea Amador rischiosa, perché il capitano Alejandro Valverde è solo a questo punto dietro. Potrebbe essere questa anche un'azione in preparazione a un'eventuale iniziativa che Alejandro Valverde vorrà assumere quando la strada rinizierà a salire. È rientrato Brambilla, lo vediamo da questa inquadratura, eccolo Gianluca Brambilla che è riuscito ad entrare sul gruppo con tutti i migliori. Andrea De Luca, lo avevi detto subito, gran colpo d'occhio il tuo, ha fatto una discesa eccezionale Brambilla. Sì, ha fatto una discesa eccezionale, anche perché una di quelle discese difficili perché tantissime curve cieche, molto veloci. Allora, se hai coraggio e hai l'occhio, riesci a disegnare la traiettoria senza toccare i freni, altrimenti freni e devi ripartire. E lui ha fatto la differenza proprio nello spazio tra la metà della salita e la parte che stanno adesso affrontando, perché oltre alle differenze di pendenza della carreggiata c'erano anche dei restringimenti molto pericolosi. Bravissimo Brambilla, a voi la linea. Qua invece abbiamo visto un replay per Amador, che già nella cronometro del Chianti Classico, Silvio, nelle discese completamente sotto la pioggia aveva messo in mostra una sensibilità davvero pazzesca. Anche se in quel rallenti che abbiamo visto ha avuto una certa irruenza. Bisogna essere puliti, bisogna essere coraggiosi, ma senza mai perdere la lucidità. Ivan Rovni, inquadrato in questo momento, faceva parte del gruppo della fuga di 13 che ha animato questa importante tappa appenninica, sta provando a riportarsi sul gruppettino, o quel che è rimasto del gruppettino di cui faceva parte, mentre dietro Alejandro Valverde per ora sta assumendo un'iniziativa di stopper in difesa dell'attacco di Andrea Amador, che ritorniamo a vedere quando mancano 8 km al traguardo, quindi qualche centinaio di metri, e anche per il costaricense rinizierà la strada a salire e sarà la salita finale verso il traguardo di Sestola. È già cominciata la salita invece per il battistrada per Giulio Ciccone. Eravamo arrivati a Sestola anche nel 2014, ma un traguardo che era profondamente diverso rispetto a quello di oggi, perché abbiamo detto nel 71 Sestola sì, con Fuente ma a Pian del Falco, nel 2014 Sestola sì ma a Passo del Lupo, con la vittoria dell'olandese Peter Wening. Un altro grande protagonista, Davide Malacarne, arrivo a due, Peter Wening, beh, gioco facile di Davide Malacarne, che in questo giro fa parte della squadra della Stana ed è uno dei gregari di Vincenzo Nibali. Qui è iniziata la salita ormai da più di un chilometro per Giulio Ciccone, che continua ad avere una brillantissima pedalata dopo aver affrontato la discesa in modo impeccabile. È una salita questa di 7 km 400 metri, abbiamo detto, con una pendenza media del 5%, punte massime dell'8% arrivando verso Sestola. Questi sono gli inseguitori di Giulio Ciccone, vale a dire Damiano Cunego, vale a dire Nathan Brown, Giovanni Visconti e Darvi Natapuma. Alle loro spalle dovrebbe esserci Rovni, che sta provando a rientrare su di loro, Pirazzi invece vittima di una scivolata lungo la discesa scendendo da Pian del Falco, non lo vediamo inquadrato, comunque abbiamo notizie che si è immediatamente rialzato ed ha ripreso a pedalare. 2 minuti è il ritardo del gruppo della Maglia Rosa, c'è la possibilità per la vittoria di tappa per i grandi di rientrare, Silvio? Direi di sì, assolutamente. No, scusami, c'è la possibilità di andare a cercare la vittoria di tappa per chi è davanti in questo momento, per Ciccone e per i quattro che
sono al suo inseguimento. Nel gruppo Maglia Rosa c'è ora un attimo di attendismo. Questi per la vittoria di tappa, a tuo avviso, sono esclusi? No, assolutamente no, assolutamente no. 6 chilometri sono pochi, anche se è una salita dove si può fare altissima velocità perché è un'andatura regolare, ma ormai un po' tutte le formazioni sono rimasti con numeri esigui, non c'è più la possibilità di far lavorare moltissimo i compagni di squadra. Intanto abbiamo visto che Andrea Amadore è andato a recuperare su Egor Silin, il russo della Katiuscia, che faceva parte del gruppo iniziale. Andiamola bene in casa. Sono su Rovni, numero 197, che è il più immediato inseguitore dell'italiano Giulio Ciccone, e poi staccati di una ventina di secondi dietro ci sono Cunego, Atapuma e gli altri inseguitori. Rovni ha una buona cadenza di pedalata, in questo momento cerca di rientrare ed è convinto di potersela fare. A voi. Giriamo subito la linea ad Andrea De Luca. Dopo questa difficile discesa siamo finalmente giunti alle spalle del gruppo, adesso gruppo Maglia Rosa, perché c'è proprio Brambilla davanti al gruppo in questo momento. Sono rientrati anche Anton e Siuzzu, e poi vediamo anche Zaccarin, anche Esiedal è rientrato nel gruppo. Bravissimo Davidino Formolo, che è qua insieme al suo capitano Rigoberto Uran. Poi abbiamo la maglia della Lotto Jumbo, il Kruijswijk, il corridore in maglia gialla, Diego Ulissi, e Domenico Pozzovivo che si mantiene nella parte posteriore del gruppo. C'è anche davanti Esteban Chavez, quindi tutti i migliori. Michael l'avete già citato voi, e vedete anche Nibali scortato da due compagni di squadra che sono rimasti con lui in questa fase finale, che sono Scarponi e Fulsang. A voi la linea. Non ce la fa Egor Silin a tenere il ritmo di Andrei Amador. Allora ricapitoliamo la situazione: Ciccone è al comando, adesso ha 12 secondi di vantaggio nei confronti di Rovni, che vediamo inquadrato, a 32 secondi un quartetto con Cunego, Nathan Brown, Visconti e Atapuma, a 1.16 un terzetto con Bonafon, Pirazzi e Pride. Poi Amador con un ritardo di 2 minuti e 20. E sarebbe interessante conoscere quant'è il vantaggio di Andrea Amador nei confronti del gruppo Maglia Rosa. Gianluca Brambilla in persona si è messo in prima posizione. Io mi sarei aspettato e mi aspetterei anche in sinergia con Bob Jungels, perché insomma l'attacco di Andrea Amador potrebbe essere veramente penalizzante per Gianluca Brambilla. Il ritardo, la differenza di Andrea Amador nei confronti di Brambilla in classifica generale è di 32 secondi, è un margine che bisogna immediatamente andare a chiudere, perché il costaricense rischia seriamente di portar via la maglia rosa a Gianluca Brambilla, che ora sembra poter avere l'aiuto anche di Bob Jungels, che si è piazzato alla sua ruota. 32 secondi, teniamolo presente questo ritardo, è il ritardo di Andrea Amador in classifica generale da Gianluca Brambilla. Mentre con le immagini torniamo adesso sulla testa della corsa, su uno splendido, davvero splendido, Giulio Ciccone, perché non dimentichiamo che all'inizio della salita verso Pian del Falco è stato lui a lavorare per Stefano Pirazzi, dunque ne ha ancora tanta Giulio Ciccone, ne ha ancora tanta, il lavoro che ha svolto oggi, e sta dimostrando veramente tanta qualità questo giovane ragazzo, classe 1994, alla prima stagione tra i professionisti, viene dal team Colpack dove ha gareggiato nel 2015 e nel 2014, e sta pedalando ancora con una discreta cadenza, 4 km al traguardo per lui. Gianfranco Benincasa, a te. Ai 4 km al traguardo, grande la pedalata di Giulio Ciccone, che vuole vincere la sua prima tappa, la prima partecipazione al Giro d'Italia, la corsa rosa numero 99. Non si è mai alzato dalla sella, ha sempre pedalato con grande convinzione, pochissime volte si è girato indietro. A voi. La maglia rosa pare il ritmo in testa al gruppo dei migliori, con Bob Jungels che in classifica solo un secondo di ritardo è alle sue spalle. E finora non ha dato un cambio. Gianluca Brambilla in difficoltà verso Pian del Falco, che ha recuperato brillantemente in discesa, quindi questo sintomo che ha cercato di superare quelle difficoltà in salita salendo del proprio ritmo senza perdere lucidità che è riuscito a mettere in strada lungo la discesa e gli ha consentito di recuperare. Sta guadagnando Giulio Ciccone nei confronti di Rovni, del russo della Tinkoff, Ivan Rovni. 34 secondi adesso il suo margine. Andrea De Luca.
Non so cosa ne pensiate voi, ma a me pare strano vedere la maglia rosa lavorare per la maglia bianca, come sta avvenendo in questo momento. E tra l'altro non ci sono neanche scambi di sguardi, così proprio Brambilla si è messo davanti a tirare come se ci fosse già un tacito accordo. Una cosa abbastanza insolita questa. A voi la linea. Avevamo ascoltato anche all'inizio della nostra diretta quello che ci diceva Alessandro Di Stefano, che aveva parlato ieri con Davide Bramati, che sarebbe stata la strada un po' a decretare le gerarchie tra Brambilla e tra Bob Jungels. Però in effetti, considerando che sono così vicini in classifica, Silvio, ci si sarebbe potuti aspettare, come hai detto poco fa, anche un tipo di lavoro diverso da parte dei due deleti. Sì, assolutamente, continuo a ritenere corretto quanto ha segnalato anche Andrea De Luca. Io in questa fase mi aspetterei una sinergia tra i due. Domani Gianluca Brambilla arriva sulle strade di casa, so quanto tiene ad arrivarci in maglia rosa, e l'attacco di Andrea Amador lungo la discesa scendendo da Pian del Falco è molto pericoloso ed entrambi dovrebbero collaborare. Per ora Bob Jungels, certo non conosciamo le condizioni del Sulborghese, può darsi che anche lui sia in difficoltà e che non abbia la possibilità di coadiuvare la maglia rosa Gianluca Brambilla, che continua tutto solo all'inseguimento di Andrea Amador. Intanto il ritardo di Amador dalla battistrada è di 2 minuti e 10. Amador che sta per andare a riprendere anche Riccardo Zödel, l'austriaco della Trek Segafredo, che faceva parte della fuga iniziale. Eccola dunque in grafica la situazione: Rovni a 33 secondi da Ciccone, che ha un vantaggio di 1,30 sugli altri inseguitori, a 2,10 la coppia con Zödel e Amador. Brambilla, Jungels, Diego Ulissi, Esteban Chaves, Kreuzweg, Valverde e Nibali. Questa è la disposizione nelle prime posizioni del gruppo Maglia Rosa. Gruppo Maglia Rosa sempre e solo condotto da Gianluca Brambilla. Allora, 3 minuti il ritardo del gruppo Maglia Rosa, quindi significa che Amador sta guadagnando in questo momento 50 secondi su Gianluca Brambilla, dunque è virtualmente Maglia Rosa. È virtualmente Maglia Rosa, e per Andrea Amador mancano circa 3 km al traguardo. Raggiunge in questo momento Riccardo Zödel e si sta avvicinando invece agli ultimi 2000 metri uno straordinario Giulio Ciccone, che nonostante la fatica, nonostante i tanti chilometri, nonostante la corsa, abbia già presentato il conto di ben 217 chilometri, ha una pedalata assolutamente efficace, molto più indurita quella di Ivan Rovni al suo inseguimento, circa 40 i secondi di differenza tra i due. Alle loro spalle un'altra coppia formata da Darwin Atapuma, BMC, che vediamo in prima posizione, il colombiano, con Giovanni Visconti alla sua ruota. Andiamo da Andrea De Luca. In questo momento Gianluca Brambilla, se alza gli occhi, può vedere Amador, perché si apre la strada. Comunque l'andatura non fortissima quella del gruppo Maglia Rosa, perché sono riusciti a rientrare da dietro Dupont e Pogliaschi. A voi la linea. Subito cambio di linea con l'altra motocronaca da Gianfranco Benincasa. Grandissimo tifo per Giulio Ciccone, 2 chilometri all'arrivo di questa tappa massacrante, decima frazione di questo Giro d'Italia. Giulio Ciccone sotto lo striscione dei 3 chilometri, era passato con una trentina di secondi di vantaggio su Ivan Rovni della Tinkoff, e vantaggio che poi aveva anche un pochino incrementato. A voi. Perde contatto adesso la maglia rosa, perde contatto ora la maglia rosa di Gianluca Brambilla. Fra l'altro proprio un'azione come a voler pilotare Bob Jungels, per sì, come aveva lavorato, e poi all'improvviso si è rialzato. Ora c'è chiarezza di quale sia stato l'atteggiamento e la decisione presa in casa Ethics e Quickstep. L'uomo da tutelare è Bob Jungels, ecco perché la maglia rosa, cosa non consueta da vedere, era lui in prima persona a lavorare in favore del capitano, che ha un secondo di ritardo alle spalle di Gianluca Brambilla, che ora si è staccato, mentre davanti Ilnur Zakarin nell'ex gruppo Maglia Rosa, perché la Maglia Rosa non fa più parte di questo gruppo, citato gruppo Nibali, Valverde, Jungels. C'è stata una sollecitazione da parte di Ilnur Zakarin, uscito, ed è il caso di dirlo, con le ossa rotte, eufemisticamente chiaramente, perché è stato sfortunatissimo, due volte caduto e costretto a un cambio di bici, che ora rilancia ancora una volta l'azione con Rafa Maika al
alle sue ruote, ma sono allunghi che assolutamente non aiutano a recuperare terreno nei confronti di Andrei Amador, che ora ha serie, serissime possibilità di vestirsi di rosa al termine di questa frazione. E intanto Giulio Ciccone sta per entrare nell'ultimo chilometro, adesso è decisamente più pesante la sua pedalata. Andrea De Luca. Zaccarin ha fatto due accelerazioni violente, poi adesso si sono fermati, si stanno allargando, si guardano, si studiano. Mi sembra che Esiedal abbia intenzioni di allungare sul gruppo, come dicevate. Adesso c'è lo scatto di formulo, a voi. Stiamo vedendo però ancora Giulio Ciccone, qua invece siamo dietro nel gruppo dei migliori con Formolo, che adesso ha messo in fila il gruppetto, mentre Amador, lo vediamo nel riquadro di sinistra, sta andando a riprendere anche il terzetto, il salta facile, il terzetto con Bonafont, con Preidler e con Pirazzi. Mentre Giulio Ciccone è già dentro gli ultimi mille metri, ha messo un rapporto più lungo, forse era il caso di continuare con una maggiore cadenza, anche se Rovni si sta allontanando le sue spalle, non dovrebbero più esserci rischi per l'abruzzese. Transita ora il russo della Tinkoff agli ultimi mille metri, quindi possiamo dirlo, potrebbe essere veramente vittoria di tappa, gioia grandissima per Giulio Ciccone, Gabardiani CSF, che sarebbe la prima vittoria in questo giro. L'anno scorso fu un giro brillantissimo anche per loro e Giulio Ciccone sta regalando una emozione incredibile. C'è un'ultima rampa da affrontare prima di arrivare al traguardo per Giulio Ciccone, Gabardiani CSF, che si è mossa davvero da grande protagonista di questa tappa, piazzando tre uomini nella fuga iniziale, perché non dimentichiamo che oltre a Ciccone c'erano anche Stefano Pirazzi e Nicola Boem. È agli ultimi 450 metri l'abruzzese, ormai già in azione con le telecamere fisse, un margine di assoluta sicurezza nei confronti di Ivan Rovni, ed è il momento magico per Giulio Ciccone, che fra l'altro ha fatto un lavoro straordinario anche per il suo compagno di squadra, per Stefano Pirazzi, per Nicola Boem, che l'anno scorso aveva vinto una tappa alla Giro d'Italia, quella di Forlì. Oggi è arrivato il suo giorno, scuote la testa, difficile in questo momento, almeno travolto dall'emozione, crederci che sta andando a vincere una tappa alla Giro d'Italia. E invece è proprio così, per il secondo arrivo in salita del Giro, il successo di Giulio Ciccone a Sestola. Grande festa naturalmente anche in ammiraglio da parte di Roberto Reverbili e del meccanico, che esulta all'esterno del finestrino. Ultimi 50 metri e goditela Giulio, bellissima vittoria per Giulio Ciccone. Anche le lacrime trattenute a stento sul traguardo di Sestola per Giulio Ciccone, che 22 anni deve ancora compierli, a fare esperienza, aveva detto alla vigilia, sono qua al Giro soprattutto per fare esperienza, e invece sei qua, caro Giulio, anche per vincere la tua prima tappa. Ma adesso attenzione, arriva Rovni intanto in seconda posizione, attenzione, occhio al cronometro, perché in palio, c'è in ballo, c'è la maglia rosa. Allora è saltato Gianluca Brambilla, dunque sono 31 i secondi di differenza fra Bob Jungels e Andrea Amador, mentre al traguardo Ivan Rovni, che va a piazzarsi in seconda posizione. Andrea Amador che può contare ora sull'aiuto fondamentale di Giovanni Visconti, perché il costaricense si è riportato sul gruppettino dove c'è anche il compagno di squadra protagonista di giornata. Eccoli, li vediamo in questo momento, e Giovanni Visconti potrà dare un contributo fondamentale a Andrea Amador, che dovrebbe essere, ora c'è la reazione di Bob Jungels, probabilmente tardiva quella del lussemburghese, perché Andrea Amador potrebbe incontrare la maglia rosa qui al traguardo di Sesto. La bellezza, l'unicità di uno sport come il ciclismo, mentre sta arrivando al traguardo Davinata Puma, Giovanni Visconti, Silvia, è stato tutto il giorno in fuga, ha cullato, perché io credo che a lungo abbia cullato anche il sogno di una vittoria, di un successo personale, e adesso è là che lavora ancora per quello che in questo momento è il suo capitano, vale per Andrea Amador, che sta sfruttando quanto può il lavoro di un Giovanni Visconti stanchissimo naturalmente. Ora probabilmente ci sarà un allungo da parte di Andrea Amador, che sprinterà fin sul traguardo. Bella
l'azione anche del costaricense, mentre sta arrivando Nathan Brown della Cannondale, che va a terminare in quarta posizione in questa spettacolare tappa con arrivo a sesta. Hai usato l'aggettivo giusto, secondo me spettacolare, spettacolare tappa, una tappa che ha vissuto subito il colpo di scena. Arriva intanto Damiano Cunego in quinta posizione con 2.04 di ritardo e adesso taglia il traguardo Andrea Amador, 2.10 il suo ritardo e subito il gruppo che ha recuperato nei suoi confronti e dunque proprio nel finale qua bisogna attendere chiaramente l'ufficializzazione, ma la maglia rosa non è più per Gianluca Brambilla, c'è dunque comunque un cambio, ma è sulle spalle di Bob Jungels. C'è stato un recupero nettissimo nel finale da parte del gruppo che non abbiamo avuto modo di vedere perché eravamo concentrati sul traguardo, gruppo che in questo modo soprattutto se ne gioverà Bob Jungels, che ha la possibilità di ricevere dalle mani del compagno di, dalle spalle del compagno di squadra Gianluca Brambilla, che con grande umiltà si è messo a disposizione del lussemburghese la maglia rosa che Andrea Amador ha rischiato di portare via in casa Ethics e Quickstep. Arriva ora Gianluca Brambilla, bravissimo. Superiore ai 3 minuti, sta per tagliare il traguardo Gianluca Brambilla. Lui aveva un altro sogno, difenderla un giorno di più la maglia rosa per arrivare con il simbolo del primato sulle spalle, sulle sue strade, perché domani si sbarca in Veneto con l'arrivo di Asolo. Un applauso, è stata un'avventura eccezionale quella di Brambilla a questo Giro d'Italia. Vittoria di tappa e maglia rosa. Per 2 giorni è stato lui il leader della classifica. Termina in questo momento con un ritardo di circa 3 minuti e mezzo nei confronti del primo di Giulio Ciccone, qui un rallenti della rischio che ha corso Stefano Pirazzi e stava coinvolgendo anche Damiano Cunego, il momento in cui Giulio Ciccone ha preso il largo, perché in occasione di quel lungo che ha fatto Stefano Pirazzi Giulio Ciccone ha potuto prendere qualche decina di metri di vantaggio che poi ha concretizzato con questo finale straordinario, discesa pennellata scendendo da Pian del Falco e poi salita assolutamente senza mai perdere un colpo verso Sestola, che gli ha garantito la prima vittoria tra i professionisti. Allora ha perso qualche secondo Bob Jungels, perché nella finale, proprio andando verso lo sprint dei migliori, si è creato un buco, ma Bob Jungels è riuscito comunque a difendere la posizione, dunque diventa lui la maglia rosa del Giro d'Italia con 26 secondi di vantaggio adesso nei confronti di Andrei Amador. In classifica generale da segnalare, sono pochi secondi, però può essere un altro segnale, Silvio, che Valverde ha guadagnato 4 secondi nei confronti di Nibali, perché a 2.11 sono arrivati appunto Visconti, Valverde, Chaves e Fulsan, a 2.15 Maika, Kruijswijk, Pozzovivo, Nibali, Jungels, Uran e Zakarin, con loro anche Diego Ulissi, dunque 4 secondi guadagnati da Valverde. 4 secondi oggi, 4 secondi domani, staremo a vedere, abbiamo sempre detto che sono un'inezia nei confronti di quanto attende i corridori in questa seconda parte di giro, staremo a vedere se diventeranno determinanti. Sta di fatto che Alejandro Valverde è andato a sprintare fin sul traguardo e ha rosicchiato 4 secondi a Vincenzo Nibali e ad altri rivali per la classifica generale. E qui vediamo le immagini, il rallenti di quelle che rimarranno per sempre scolpite nella memoria di Giulio Ciccone, che ha la sua prima esperienza tra i professionisti, prima stagione tra i professionisti, primo Giro d'Italia per lui. Si toglie la soddisfazione di vincere una tappa importantissima come quella che abbiamo vissuto oggi da Campi Bisenzio a Sestola. La gioia di Giulio Cicconi, l'emozione di Bob Jungels, un altro giovane che andrà in maglia rosa. Gliela cede il suo compagno di squadra, Gianluca Brambilla, che è insieme a Cristiano Piccinelli, vai. Eh sì, oggi la maglia rosa ha fatto il gregario, era una strategia preparata in gara oppure insomma è stata una tattica decisa dalla strada? No, l'ho presa io la decisione in prima persona perché... ho perso un po' il colpo, diciamo, nella penultima salita, gli uomini della Stana mi hanno messo in difficoltà e poi sono rientrato in discesa, purtroppo non ho saputo subito che Amador era davanti, sennò già nell'ultima parte della discesa mi sarei messo davanti e questo
È una cosa strana vedere la maglia rosa che tira il gruppo, però io ho voluto con questo lavoro gratificare ciò che hanno fatto tutto il giorno oggi Sabattini, Trentini e Wisniewski, che hanno lavorato veramente come dei leoni per la mia maglia rosa, che adesso è diventata di Bob. Mi dispiace solo non portarla io domani in Veneto, perché tanti tifosi sicuramente saranno lì per me e comunque li aspetto lo stesso, dai. Ma Bob, secondo te può puntare al podio, Bob Jungels? Ma adesso la rosa, dunque sul podio c'è. È vero che manca tanto, ma lui sta dimostrando di essere lì ogni giorno, dunque non ha niente da temere. E poi è una grande squadra. E ha un Gianluca Brambilla in più, a voi. Grazie Cristiano, non hai il fisico del leone, però oggi ha avuto il cuore del leone Gianluca. Sì, bravo, ha pensato agli interessi di squadra più che ai suoi personali. Veramente mi ha sorpreso questo ragionamento che ha fatto, ma gli fa onore assolutamente, un ragazzo anche da questo punto di vista straordinario, ma che attenzione non finisce oggi il suo giro, perché oggi ha battuto un colpo a vuoto, ma davanti c'erano i migliori di questo giro che probabilmente andranno a giocarsi la vittoria finale, ma perdere un colpo può capitare a tutti, è capitato anche a quelli che sono qui per vincerlo questo giro. E Gianluca Brambilla, con quello che ha fatto ad Arezzo e con quello che ha fatto nella tappa cronometro del Chianti Classico, sono sicuro che lo vedremo ancora protagonista. Torniamo da Cristiano Piccinelli. Sono con Boaro, si è ritirato Landa. A questo punto, secondo te, Maika può davvero puntare alla classifica generale, complice anche ovviamente il vostro aiuto? Ma noi, il nostro obiettivo è quello di essere qua per vincere con Maika. Lui sta bene, oggi purtroppo Landa è uscito dai giochi, quindi il giro è ancora lungo, ma vedremo, dai. Oggi è stata una bella tappa dura per voi. Anche oggi 6 ore di bici, dopo giorni di recupero siamo partiti veramente forte e niente, adesso ci aspetta questa settimana e vedremo cosa succederà. A voi! E sono tantissimi i temi che Alessandra De Stefano con i suoi ospiti tratterà al processo alla tappa, compreso quello di ritrovare un lussemburghese in maglia rosa. L'ultimo era stato Charlie Gaulan nel 1959, adesso Bob Jungels. Una tappa che davvero ha regalato grandissime emozioni. Ne parliamo ancora con Alessandra De Stefano al processo alla tappa. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Arrivare al Giro quando cominci a pedalare a 7 anni, con un sogno in tasca, nel tuo primo Giro d'Italia a 21 anni, cosa si può volere di più se non una vittoria come quella che ha ottenuto Giulio Ciccone? Buon pomeriggio, gentili telespettatori di Rai 3. È stata una giornata molto particolare al Giro d'Italia. Buon pomeriggio ai miei ospiti, ci è venuto a trovare Mario Cipollini, il commissario tecnico della Nazionale Davide Cassani, era sull'ammiraglia giusta, ossia sull'ammiraglia della Bardiani. Stefano Garzelli, buon pomeriggio a te. Andiamo dal vincitore di giornata, al trionfatore nella giornata in cui si è ritirato Michel Landa, andiamo da Giulio Ciccone con Andrea De Luca. Allora, sul traguardo di Sestola, un sogno che ti ricorderai a lungo, Ciccone. Sì, oggi sto vivendo la giornata più bella della mia vita fino adesso e mi sembra di essere in una bolla che sto sognando, però finalmente è arrivata la prima vittoria da professionisti. Oggi è stata una giornata durissima e vorrei ringraziare tutta la squadra, che ormai credo sia una grandissima famiglia, e oggi credo che siamo riusciti a dare la dimostrazione della compattezza del nostro gruppo, e voglio ringraziare davvero, davvero tutti, e in particolare tutti i ragazzi, tutti i compagni e Bohème, che penso che avete visto tutti che si è sacrificato e ha fatto un gesto davvero che penso sia un gesto memorabile, ecco, si è staccato dalla fuga per tirare per noi e poi farci rientrare. Quindi questa è la dimostrazione che davvero siamo un ottimo gruppo e spero di aver ripagato la fiducia che mi hanno dato. Adesso ti vai a godere il podio e poi ti riavremo. Complimenti Giulio. Grazie mille, grazie.
Tra poco lo avremo, Mario Cipollini, una bella gioia anche per te. Sì, sì, una grande gioia, perché vedere un ragazzo di 22 anni che vince una tappa, 21, 20, una tappa vera, perché questa è una vera tappa del Giro d'Italia, cercata, gestita sicuramente dall'ammiraglia. Io ho passato gli ultimi 3 giorni con loro, ieri ho pedalato il giorno di riposo con questi ragazzi qua, e per cui un rapporto in qualche modo si avvicina, e ci siamo messi a raccontare un po' di quelle che sono state alcune storie della nostra carriera, e ho visto i reverberi come credono in questo gruppo. Io ho lottato per anni con Bruno, perché non sono mai stato nella sua squadra, me lo sono sempre trovato come avversario, e ora vedo come insieme a Roberto gestiscono questa squadra, questi ragazzi, con grande passione, e oggi è una giornata straordinaria per loro e per tutta la loro squadra e per tutte quelle persone che investono insieme a lui in questi giovani, in questo ciclismo. Uno dei temi, Mario, sarà, intanto stiamo aspettando, Davide, non ti ho dato la parola perché non abbiamo ancora le tue immagini preziosissime, perché insomma oggi il commissario tecnico ha scelto davvero di dare la maglia azzurra virtuale, nel senso la giusta, ha scelto l'ammiraglia giusta, perché era proprio sulla ammiraglia Bardiani. Uno dei nostri temi sarà come una squadra come la Bardiani, una squadra continental di giovani, e può fare da contraltare a una squadra come Sky, milionaria, che però il Giro d'Italia viene sempre con corridori non davvero all'altezza. Sarà uno dei temi del nostro processo alla tappa. Intanto andiamo da Francesco Pancani, perché è una bella premiazione. Francesco, con grande emozione, gli occhi lucidi di Giulio Ciccone, a te. Eh sì, davvero, gli occhi lucidi, per il momento è riuscito a trattenere le lacrime, Giulio Cicconi, forse qualche lacrima è scesa nel momento in cui ha tagliato il traguardo. Sì, però. Sì, le sta trattenendo a stento, a mio avviso, e fa bene, è giusto emozionarsi, in queste occasioni. È la prima stagione tra i professionisti, una tappa difficile, complicatissima come quella di oggi, dove la fuga sì è andata, ma la fuga ha dovuto resistere al ritorno del gruppo, e lui a un certo punto, che sembrava lì anche lui a disposizione di Stefano Pirazzi, che cullava il sogno della maglia rosa, sfruttando un'incertezza in discesa dello stesso Pirazzi, di Damiano Cunego, ha preso il largo, non se l'è fatto dire due volte, ha pennellato la discesa come un esperto discesista, e ha pedalato in salita con una facilità estrema dopo una tappa di 220 km. Fa bene ad emozionare. Sono state belle le parole di Giulio Ciccone, ha detto: finalmente è arrivata la prima vittoria da professionista, finalmente, è appena passato. Finalmente è appena passato, evidentemente c'ha anche delle ambizioni, sì, ed è giusto, sì. averle. Oggi davvero come una favola al Giro d'Italia, quella scritta da Giulio Ciccone, questo ragazzo che, ricordiamolo, di Chieti, deve ancora compiere 22 anni a fine anno, il 20 dicembre è il suo compleanno, e oggi sul palco di Sestola, sul podio di Sestola, celebra davvero la giornata più bella della sua carriera. A te, Alessandra. Grazie Francesco, giriamo la linea ad Andrea De Luca, che è con Roberto Reverberi. Andrea, prego. Grande soddisfazione. Si domandava la De Stefano come fa una squadra continental a venire, non ha il budget milionario dei grandi squadroni, eppure ogni anno lasciate il segno, Roberto. Sì, ogni anno la nostra, almeno una tappa la portiamo a casa, e questo ha un valore doppio, perché è stata ottenuta con un lavoro di squadra eccezionale, a partire da Bohème, poi Pirazzi, poi ha definito tutto Ciccone con un'impresa straordinaria. Il gruppo non era lontano, però si è gestito bene sulla prima parte della salita, così come Pirazzi, per poi recuperare nel finale e staccare tutti. Squadra professional, naturalmente la Bardiani. Roberto, Ciccone l'avete preso dalla Colpack, come l'avete seguito? Seguite sempre i grandi talenti voi? Sì, in genere seguiamo le corse Under 23 per poter valutare meglio i ragazzi, per cui in genere ci si sbaglia poco, prendiamo sempre, generalmente sempre i migliori che vengono dal vivaio degli Under 23. Questo ragazzo dimostra di avere classe, e si vede la voglia di fare da quello che ha dichiarato, dicendo: questa finalmente è arrivata la prima vittoria da professionista, è passato quest'anno, perché non è professionista da 5 mesi. Ha fatto un'impresa veramente, è una grandissima soddisfazione, perché è una vittoria ottenuta anche proprio nelle nostre zone,
Ci tenevamo parecchio, ci siamo mossi benissimo stamattina, prima con Boehm, poi con Pirazzi. Boehm ha fatto una cosa incredibile, nel senso che l'ho fermato, era sulla fuga con Visconti, l'ho fermato, e poi ha fatto sul falso piano lì verso lì Serra Mazzoni, Pavullo, così ha fatto un lavoro incredibile per gli altri, si è sacrificato per gli altri, e diciamo che anche questi ragazzi qua sono fondamentali per questo successo. Grazie a Roberto Reverberi. Grazie Andrea, interrompici ogni volta che avrai gli ospiti, in attesa delle immagini di Davide Cassani che vorremmo commentare con lui. Commissario tecnico, cosa ti ha dato stare sulla miraglia, cosa ti ha dato la tappa di oggi? Ma è stata una tappa bellissima perché l'ho vissuta in prima persona e ho visto l'importanza della miraglia. La squadra aveva una strategia di mandare l'attacco a certi corridori, ad un certo punto erano in fuga in tre, Visconti, Niemet e Boehm. È arrivato dopo il passo della collina. Ti interrompo solo un secondo per andare da Pancani per la maglia rosa sulle spalle di Bob Jungels. Francesco, qualche incompressione, nel senso qualcuno ci comincia già su Twitter a chiedere come mai la maglia rosa non l'ha difesa Brambilla, ma Brambilla ha già risposto. A te. Eh sì Alessandra, ha già risposto Brambilla e ha risposto con parole meravigliose che danno ancora di più l'essenza e il significato di questo sport eccezionale che è il ciclismo. Ha lavorato per la squadra e ha lavorato, nel caso specifico, per Bob Jungels nonostante ce l'avesse lui la maglia rosa sulle spalle. Ah, parole di estrema umiltà da parte di Gianluca Brambilla, che per il semplice fatto di non essere riuscito a tenere il ritmo dei 10-11 migliori di questo giro sulla salita durissima verso Pian del Falco ha deciso di mettersi a disposizione del compagno di squadra. Chapeau veramente, non so quanti avrebbero si sarebbero comportati come si è comportato Gianluca Brambilla. 23 anni, 24 li compirà a settembre Bob Jungels dal Lussemburgo, nuova maglia rosa del Giro d'Italia per questo ragazzo che già quest'anno aveva vinto una tappa in Oman, il Giro dell'Oman. Te. Arrivano i coriandoli rosa anche qui sul palco del processo alla tappa. Prego, Davide Cassani. Hai rosa salita, sulla maglia prima, azzurra, prima, un po' troppo. Prima della seconda salita è arrivato Ciccone alla miraglia, il direttore sportivo Zanatti gli ha detto: come stai? Bene. Allora bisogna cercare di entrare perché Boehm va bene ma come punto di appoggio, ma non come capitano. Sulla seconda salita sono scattati, sono andati via in 10 corridori, tra questi 10 c'era Ciccone e c'era anche Pirazzi. Sulla salita verso Saramazzoni, Reverberi, perché poi è arrivata la seconda miraglia, ha fermato Boehm, si è fermato immediatamente, ha fatto gli ultimi 2-3 km piano in salita, ha fatto 25 km a pancia a terra, i due minuti sono stati annullati, ha lavorato ancora Boehm, poi si è staccato, poi ha lavorato Pirazzi ed è venuto fuori Ciccone. A un certo punto, a 30 dall'arrivo, ha detto alla radio: Roberto, sto bene, ok, stai lì che andiamo bene così. È andato a vincere la corsa. Intanto abbiamo visto, stiamo vedendo le immagini in diretta alle nostre spalle, Damiano Cunego con questa azione ai meno 16 km e 2 dal traguardo si è assicurato con 35 punti la maglia azzurra, è tornata sulle sue spalle, quindi Damiano Cunego sta lavorando per un obiettivo che è quello della maglia azzurra. Stefano Garzelli, insomma, scendere dalla regia oggi non è stato semplice perché è stata una tappa che ha dato tanto, che ha detto anche tante cose a livello di classifica. Parleremo del ritiro di Landa, parleremo di questi segnali che sono arrivati dalla Movistar, prima con Giovanni Visconti, poi con Amador, Valverde che ha guadagnato qualche secondo. Insomma, Stefano, come la possiamo definire questa tappa? Prima poi di dire a Cipollini come ha fatto due giorni fa a dirci che a Sestola sarebbe esploso il giro. Voglio sentire la tua. Sulla carta era così perché avevano 3 chilometri molto duri gli uomini in classifica, invece ritmo forte della Stana, però nessuno ha attaccato praticamente a fondo, solo Amador molto attento in discesa, allungato molto bene, protetto in maniera perfetta da Valverde alle sue spalle. Forse se Visconti avesse aspettato un po' prima Amador potevano guadagnare un qualcosa di più, però si giocava la vittoria di tappa, è stato un momento in cui non sapevano cosa decidere. La tattica della Movistar vi ha convinto? Perché questa mattina al microfono di Pier Giorgio Severini e Alejandro Valverde ha detto: staremo a vedere cosa succede, però di fatto vi ha convinto la tattica della Movistar? Visconti ha commesso un grosso errore quando sono fuggiti dal gruppo quei 10 corridori, doveva fermarsi, doveva aspettarli perché sapeva che c'erano 3 Bardiani, sarebbe stato vuoto, avrebbe avuto molta più energia, invece ha cercato di tenere duro e si è consumato chilometro dopo chilometro. Mario Movistar
Ma io la vedo in modo completamente diverso. Se una squadra viene al Giro d'Italia con un uomo e quell'uomo è Valverde, di quegli altri a me personalmente non mi interessa. Non mi interessa che uno Amador vada in maglia rosa, perché crea comunque tensione all'interno di una squadra. Il capitano vede con il suo compagno alla maglia rosa, si crea nervosismo. Quell'Amador che dovrebbe essere una pedina fondamentale e importante durante l'etappa importante del Giro d'Italia non deve consumarsi ad andare a prendere la maglia rosa. Quindi secondo me mi fai capire che neanche Brambilla avrebbe dovuto lavorare per gli Jungels, perché ci sono tante domande anche dal mondo dei Twitter. Stiamo parlando di un grande campione che è Valverde, certo. Viene al Giro d'Italia per provare a vincere il Giro d'Italia, ha le carte in regola per poter provarci, e secondo me devono fare al 100%, e il 100% significa non dare la maglia rosa a un suo compagno, ma si deve correre tutti per una stessa linea. Probabilmente oggi Visconti ha provato a vincere la tappa perché si arriva vicini a quella che è casa sua, la collina è una delle salite che fa tutti i giorni per andarsi a allenare, è la prima salita che hanno fatto, e probabilmente c'è una lettura che forse noi non riusciamo in questo momento a vedere, ma credo che i tecnici della Movistar siano quelli che da un po' di decenni guidano campioni e non hanno bisogno dei nostri insegnamenti qua oggi. Stefano, ti faccio replicare a Mario Cipollini tra poco, intanto è arrivato il neopapà, tanti auguri a Valerio Agnoli, faremo anche gli auguri alla mamma e parleremo soprattutto della tattica oggi della Astana, ma andiamo da Damiano Cunego che ha aspettato con noi, grazie Damiano, con Andrea De Luca, prego. Damiano, allora sei ritornato in possesso di questa maglia azzurra che sembra proprio chiaramente il tuo obiettivo di questo giro, per la tappa c'è delusione non essere riuscito a centrare la vittoria? Sì, oggi mi sono concentrato molto perché si sapeva che questa tappa si poteva giocarsela per andare fino all'arrivo, ci ho creduto. È stata una giornataccia, tanti chilometri in fuga, purtroppo nel finale mi sono mancate un po' di gambe perché comunque ho speso anche per cercare di sprintare per questo GPM, mi ho consumato delle energie, però intanto dai, maglia c'è, un po' di rammarico per la tappa, ma voglio fare i complimenti a questo ragazzo che ha vinto oggi, giovane, quindi è stato bravo, mi sono mancate un po' le gambe, ho preso anche un po' paura in discesa, ero vicino con Pirazzi che ha sbagliato anche una curva, qua quasi momenti cadiamo assieme, e poi poco più in là ha sbagliato una curva e io mi sono un po' impaurito, ho visto che la situazione mi è sfuggita un po' di mano, poi abbiamo fatto quel drappello io, Visconti, a Tappuma, ma gli ultimi 2 chilometri dall'arrivo è stato più un calvario che altro. Complimenti per la sincerità, tra l'altro Ciccone ha detto sembrava più che Cunego puntasse al GPM che non alla vittoria di tappa. Questo ce l'ha detto Ciccone, eh? No, probabilmente avrò dato quell'impressione. Ti dirò, una volta che ho scollinato quel GPM io ce l'ho messa tutta, ma probabilmente non era la mia giornata. Va bene, avete domande per Damiano? Grazie, un in bocca al lupo a Damiano Cunego, lo aspettiamo nei prossimi giorni qui sul palco del processo. Intanto sono arrivate Grazie. Le immagini di Davide Cassani, le vedremo tra poco, però voglio far replicare a Stefano Gerzelli per quanto riguarda il discorso Valverde Amador, confusione per quanto riguarda il tentativo di prendere la maglia. Sulla teoria ha ragione Mario, perché così se vuoi vincere un grande giro devi venire con un leader unico, però sembra proprio che loro stanno cercando questo, anche dalle dichiarazioni si è visto che ha allungato in discesa Amador, quasi come gli avesse fatto un buco Valverde, stanno cercando proprio questo loro, però sulla carta giustamente avere il tuo leader, però loro stanno cercando loro hanno un leader unico, loro secondo me hanno un leader unico, Amador secondo me cercano di con Amador di mettere pressione, infatti a Praia Mare è arrivato con un minuto di ritardo Amador, l'hanno lasciato al vento, però la mettono cercano... un po' anche a Valverde la pressione, mi no, sembra di capire. No, perché Valverde lo sa chi è Amador, e quindi secondo me cercano solo di mettere pressione a quei ragazzini là. Se non avesse attaccato Amador avevamo in rosa Brambilla quest'oggi, perché ha capito dopo il grande lavoro che ha fatto Sabatini, tutti i suoi compagni, se non si fosse lui messo lì davanti a tirare per un bel po' dell'inizio salita, Amador avrebbe conquistato la maglia rosa, quindi è stato bravissimo, è stato stupendo Brambilla, ha capito che se no sia lui che la squadra perdevano la maglia rosa, quindi ha deciso di sacrificarsi per Jungels. Quindi sul tema della maglia rosa mi ha anticipato, ma ci torneremo dopo, tanti auguri papà, tanti auguri a Maria Giovanna, è arrivato Luis León. Sì, è stata una bella emozione, ovviamente ringraziamento ancora devo fare da parte a Luci
e al Giro d'Italia l'Astana che mi ha dato la possibilità di poter noleggiare un elicottero e andare a casa. Valerio Agnoli, insomma, adesso cosa ci dobbiamo aspettare? Oggi poteva essere un pochino qualcosa in più, vi abbiamo visto per un momento, avete fatto prove per i prossimi giorni? Ma più che prove, diciamo che tutta la tappa è stata abbastanza tirata. Io adesso ho controllato il mio computerino, avevo solo 5700 kJ e ho fatto 163 battute. Traduciamo per chi ci sta guardando. Diciamo una giornata molto lunga e intensa che credo che oggi si farà sentire nei prossimi giorni. Domani certo sarà una tappa all'inizio piatta, però il finale ovviamente anche lì se non puoi stare attenti. Quando è arrivata in gruppo la notizia del ritiro di Landa? Subito, perché già sul passo della collina andava male, non subito. No, arrivata dopo un bel po'. Sulla collina avevamo dalla radio che si era staccato, infatti mi sono messo davanti io a tirare insieme a Capecchi per aumentare un po' il gap e poi ci è stato comunicato il suo ritiro e da lì è iniziata la fine. Torniamo ad Andrea De Luca. Sì, Bob Jungels, allora, nuova maglia rosa, the last pink jersey l'ultima of Luxembourg. Maglia rosa del Luxembourg è stato Gaul. Sì, certo. Sono passati un po' di anni che un lussemburghese ha indossato la maglia rosa. Beh, è una grossa sorpresa per me in realtà. Secondo me abbiamo veramente dimostrato moltissimo spirito di squadra, la squadra è stata incredibile, quello che ha fatto Brambilla alla fine, secondo me il ciclismo non ha visto scene del genere così spesso, quindi abbiamo davvero dimostrato di essere un grande gruppo di amici, e in effetti continuiamo a avere la maglia rosa, è incredibile. E ti ha sorpreso l'azione di Brambilla? Sì, certo, mi ha sorpreso. Non è normale che la maglia rosa lavori per te. Però so che nella penultima salita e che si è lasciato sfilare, ho pensato, poi ha ripreso, forse adesso Astana sta tirando per far entrare Amador, ma poi nell'ultimo chilometro sono andato tutto gas per ricucire su Amador. Ora sono qui col rosa addosso, è davvero speciale. E ora col rosa? Ora con la maglia rosa, secondo me, non me l'aspettavo davvero, mi sono sorpreso io stesso. Già ieri mi sono detto, tutto quello che arriverà adesso non sono che dei bonus, dei premi, degli abboni, quindi vedremo nei prossimi giorni. Abbiamo una squadra davvero forte, hanno lavorato moltissimo già oggi, spero riescano a recuperare per domani e forse riusciremo a tenere ancora la maglia per qualche giorno. Alessandra, se avete domande per Jungels. Congrats. What does it mean this jersey and today? And what do you want to say to Brambilla? Cosa vuoi dire a Brambilla? If you want to say something. This jersey is the highest you can reach. È il massimo che si possa ottenere. Nella mia giovane carriera ho fatto la Vuelta, ho fatto il Tour, sono venuto al Giro per fare una buona classifica generale, ma sono qui ora che indosso la maglia rosa. Senz'altro se vediamo alle foto e vediamo la maglia rosa, è davvero incredibile indossarla. Secondo me Brambilla ed io sapevamo che abbiamo fatto così un ottimo lavoro tutto il giorno, dovevamo concludere così. Voglio dire, ringraziare tutti davvero, tutti quelli che sono stati coinvolti in questa vittoria, il personale, tutta la squadra, siete stati straordinari ed è così che funzionano le cose. Forse quando anche i non favoriti riescono ad arrivare davanti e sorprendere un po' gli altri. And what do you want to say to Gianluca? Cosa vuoi dire a Gianluca? I want to say voglio ringraziarlo moltissimo, un grande grazie a lui, perché andiamo davvero d'accordo. E anche ieri, l'altro ieri nella crono,
così felice per lui che è riuscito a tenere la maglia rosa, e anche quel giorno ha avuto una performance straordinaria. Anch'io ho avuto un'ottima giornata, mi sono avvicinata a lui e d'accordo in salita oggi ero più forte, l'abbiamo visto e abbiamo giocato le mie carte. Ed è stata una scelta e dimostra che siamo una sola squadra. Non importa chi tira chi, perché io avrei fatto lo stesso per lui. È una squadra davvero speciale. Thank you very much. Thank you. Grazie Andrea. Mentre ascoltavo Gianluca Brambilla pensavo a Mario Cipollini e a tutti i corridori che sono qua, forse anche a Valerio Agnoli. È davvero il ciclismo moderno, Mario, è cambiato il ciclismo, perché quando si sarebbero potute vivere queste scene, queste dichiarazioni? Scusate, andiamo da Vincenzo Nibali con Antonello Orlando, zona Pullman. Vincenzo, allora, hai perso 4 secondi da Valverde oggi, però non è successo nulla, siete stati sempre insieme, anche perché le salite sono appena cominciate a questo Giro d'Italia. Ma sì, oggi la salita finale non era una salita durissima, salivamo di moltiplica, poi quando siamo arrivati agli ultimi 350 metri, quindi Valverde ha fatto una sua lunga volata, e quindi è la sua specialità fare delle accelerazioni così, e niente, è andata così. Abbiamo fatto un ritmo molto alto nella penultima salita, è chiaro che la penultima salita non era lunghissima, misurava circa 4 km, abbiamo fatto una progressione lunga per vedere, sai, magari dopo il giorno di riposo se qualcuno stava un po' così così, però alla fine siamo scollinati tutti migliori davanti. È uscito di scena, possiamo dire, il terzo incomodo oggi al chilometro 66, come saprai si è ritirato Landa. Possiamo dire che a questo punto, visto anche come state andando, è un discorso a due per il podio finale di Torino tra te e Valverde? Ma guarda, io non mi voglio sbilanciare, poi come ho detto poco fa, dopo il giorno di riposo può essere sempre una giornata molto difficile. Io ne ho passata una l'anno scorso al Tour de France, il giorno di riposo stava abbastanza bene, ma il giorno dopo ho pagato tantissimo, non riuscivo a spingere, ero completamente vuoto e non andavo su e ho preso quasi 4 minuti da Froome. Quindi sapevamo che oggi poteva essere un giorno molto pericoloso, ma per Landa è stato così. Poi sappiamo che Valverde comunque sta molto bene, io ho fatto la corsa su di lui oggi qua nel finale, in discesa ha attaccato Amador, non l'ho seguito perché comunque anche se avessi provato ad entrare su di lui, lui non avevi trovato collaborazione, quindi non andavi neanche in porto, e poi dietro comunque eravamo un bel gruppo e siamo andati su abbastanza veloci nel finale. Studio. Torniamo qui sul palco del processo alla tappa, un abbraccio a Vincenzo Nibali, grazie Antonello Orlando. Ci ha raggiunto Giulio Ciccone, l'applauso di tutto il pubblico che sta qui dietro le transenne a guardare, e virtualmente abbiamo per interagire col pubblico che ci segue da casa, hashtag GiroRai 2016, c'è un tweet per te di Lea Graziani, lo vediamo regia? radiocorsa@rai.it, l'account è Rai Sport Web. Lea Graziani scrive: fiera di essere abruzzese, quindi è dedicato a Giulio Ciccone. Insomma, ti facciamo vedere, Giulio, le immagini che ha portato il nostro CT e le commenta con noi. Prego, regia. Ammiraglia Bardiani, sì, con Davide Cassani, con il commissario tecnico. Ecco qui Roberto Reverberi, siamo nella finale, perché tra l'altro in questi ultimi 2-3 chilometri aveva il timore che fosse ripreso, anche se il vantaggio era comunque intorno ai 35-40 secondi, però sai, hai sempre il timore che il corridore non possa farcela, e qui invece è proprio l'esultanza quando la vittoria non può più portarla via a nessuno, e l'emozione di Roberto sul traguardo. Giulio, ti sei commosso a guardare queste immagini? Sì, è un'emozione grandissima davvero, e forse anche
inspiegabile, perché sono dei momenti che sogni, penso che ogni ciclista sogna, ecco, quindi ritrovarsi a viverli è davvero un'emozione grandissima. Un'emozione grandissima quella che ha regalato Giulio Ciccone al ciclismo. Torniamo intanto, guardiamo questa bella immagine di Mario sul traguardo. Lo chiedo a tutti, Francesco Pancani? Sì, andiamo da Pancani. Eccoci Alessandra, allora per ricordare che Giulio Ciccone è il terzo vincitore più giovane nella storia del Giro d'Italia, è alle spalle di Fausto Coppi e di Luigi Marchisio, dato che deve ancora compiere 22 anni. Silvio, adesso vogliamo fare i cattivi, ma secondo te la fanno una multa alla miraglia della CS, della Bardiani? Certo CSF. Che la fanno, non ha rispettato la deviazione, ha voluto tagliare il traguardo anche Roberto Reverbio, ma credo che la pagherà volentieri. Assolutamente. Vabbè. Erano bellissimi gli occhi lucidi di Roberto. Un'ultima cosa, Alessandra, Dumoulin è arrivato a 13 minuti, questo è il ritardo accumulato oggi dall'olandese, a te. Grazie. Parliamo di ciclismo moderno, Mario, intanto tu mi devi dire, Mario, cioè, ci conosciamo da qualche anno, non diciamo da quanto, ma da tanto tempo. Come hai fatto a dire che a Sestola iniziava e cominciava il Giro d'Italia? Ma no, io ho fatto un'analisi personale, tecnica. Mi sono messo da corridore nel gruppo e dico, devo fare, conoscendo i percorsi, una cronometro individuale come quella del Senese, giorno di riposo e poi collina in partenza con tutta questa, con queste salite che comunque sia conosco, dico... sommando tutte le difficoltà che devono affrontare, oggi è una giornata che per qualcuno sarà complicata, nel senso che la fatica che accumuli in un cronometro individuale tra chi la fa perché vuole vincere il giro, chi prova a vincere la tappa, chi una cosa o l'altra, la pioggia, un insieme di cose, normalmente il giorno di riposo non è che tu abbia veramente voglia di andare in bicicletta e a far fatica, è tutta quell'acido, quella fatica ti rimane nei muscoli. Quando il giorno dopo vai a fare la sferzata vera sulla collina, che comunque è una salita, le sensazioni non sono quelle che vorresti avere, per cui ho sommato queste cose e dico, conoscendo il percorso, comunque sia gli Appennini non sono una cosa così facile, così semplice, poi oggi era una tappa estremamente nervosa. I 13 minuti di Dumoulin sono anche una conseguenza di questo. Assolutamente. Proprio per questo motivo non ci sono stati attacchi sull'ultima salita, perché si sono controllati tutti, la Stana l'ha preso gli ultimi 3 chilometri molto forte, sembrava che volessero un po' fare di tutto e di più, invece sono rimasti lì proprio per il fatto, come dice Mario, la paura ha fatto sì che sono rimasti tutti a controllarsi e aspetteranno un po' le prossime salite, però le tappe passano, quest'anno un giro non durissimo, quindi le occasioni diminuiscono e Valverde poco a poco sta guadagnando dei secondi preziosi nei confronti di tutti. E se non si riesce ad iniziare a metterlo in difficoltà in questo momento con un Amador che fondamentalmente corre con lui, quindi sarà un grande punto d'appoggio per le prossime tappe, bisognerà iniziare ad attaccarlo e anche la stessa Astana comunque magari provare qualcosa di più anche col Fuglsang in punto di riferimento per Nibali. Ciclismo moderno. Se fossi stato Nibali avrei attaccato oggi, non a Roccaraso. Avrei fatto una fiammata sulla salita tutta guardando in cima chi c'era dietro e non su una salita da passisti che non è adatta a uno scalatore. Oggi ho visto il primo pezzo di salita, loro forse non hanno visto la faccia di quelli dietro, ma quando hanno fatto, quando Scarponi ha fatto il primo pezzo, quelli dietro stavano... Erano già preoccupati, secondo me erano un attimo confusi, fossero andati dritti fino in cima qualcosa si sarebbe visto di diverso, però è lunga il giro. Commissario tecnico, sabato prossimo ne prima di far rispondere Agnoli sento il commissario tecnico, sei d'accordo? Ma io penso che sai, quando fai uno scatto e ti prendono e ti staccano, anche se ti staccano in pochi, comunque un po' di paura rimane e secondo me oggi aveva quel timore di essere di subire un contrattacco da parte di un corridore come Valverde e dal momento che l'ha visto sempre lì a ruota ha detto ma è meglio aspettare, perché su salite di 3 km Valverde è fortissimo, su salite di 10 o 15 le cose possono cambiare. Chiediamolo a Valerio Agnoli, grande ritmo quello di Michele Scarponi oggi, Valerio. Sì, oggi avevamo comunque sia l'idea di fare gli ultimi 3 chilometri molto forte con Kanger, poi Michele, sì, penso che alla fine sono rimasti in pochi davanti, però ecco, come diceva bene Mario, il ciclismo è cambiato, se avevamo un cipollino in gruppo di certo la collina si faceva molto più piano e quindi lasciamo andare via già 3-4 già in pianura. Molto più piano, non va più piano il nostro Cristiano Piccinelli che va on the road insieme con il nostro collega Pizzocchero, vanno insieme a raccontarci le storie sulla strada del Giro, vediamo.
Il giro passa dalla Toscana all'Emilia, inerpicandosi sugli Appennini, passando per la provincia di Modena, Vignola, dove il prodotto locale è rosso, che più rosso non si può. Da lì in poi il tono si attenua e diventa molto più ricorrente il rosa, con gli italiani in lotta per la maglia di leader, sostenuti lungo il tragitto da messaggi di chiaro incitamento. Patriottismo non unanime, in fondo gli appassionati tifano tutti i corridori, magari hanno qualche preferenza non proprio autoctona. Valverde non si può negare a nessuno. È un mito. Meglio di Nibali? I corridori sono tutti eccellenti. Valverde ha qualcosa in più per me. Il giro inebria, comune, eccita e a volte può far sbagliare nella scelta dell'abbigliamento. Sono un filo francese, dai. No, dai, scherzo. No, viva sempre il giro. Nei punti più scoscesi, nelle curve più insidiose a controllare, ci sono i volontari della Protezione Civile contenti, nonostante la solitudine, di aiutare in un giorno di festa. C'è un collega là vicino che ogni tanto ci si fa un segno con una mano, oppure si dicono tre parole ma ad alta voce, altrimenti si fa fatica a capirci, via. All'arrivo di Sessola ecco i veri protagonisti del pedale. Lo abbiamo detto, no? Che i veri appassionati tifano per tutti, proprio tutti. Torniamo con queste immagini dall'alto, qui siamo a Sessola, dove Giulio Ciccone ha scritto la prima pagina di una lunga storia della sua carriera. Tra l'altro, Valerio Agnoli, tu hai detto se ci fosse stato in gruppo Mario Cipollini saremmo andati più piano. Mario Cipollini ieri che ti ha fatto fare, Giulio? Bardiani oggi era l'undicesima tappa, non la decima. Perché? Perché ieri, praticamente nel giorno di riposo, siamo usciti in bici con Mario e ci ha fatto fare più di 1000 metri di dislivello in 2 ore. Perché dovevamo stare in bici e ci ha tirato il collo a tutti, insomma. Ci ha battuto in volata e tutto. Attento Mario che tra un po' arriva l'indiscreto, non vorrei che scopriamo qualcosa con l'indiscreto di Beppe Conti. Però dobbiamo, prima di andare da Beppe Conti, affrontare il tema che ha introdotto un po' la maglia rosa di Jungels. No, c'era questa sfida in casa per un secondo soltanto tra lui e Gianluca Brambilla. Gianluca Brambilla che si è messo a lavorare per la maglia di Jungels. È il ciclismo moderno questo, Davide Cassani, Mario? Nel senso, si poteva pensare qualche anno fa di vedere una maglia, comunque la maglia rosa va difesa fino alla fine, no? Lui ha cercato in tutti i modi, però si può parlare di un ciclismo che è cambiato da questo punto di vista? È il ciclismo di un ragazzo che si è ritrovato capitano, abituato ad aiutare e lavorare per gli altri, si è sentito in debito nei confronti dei compagni di squadra dal momento che ha vinto una tappa e ha vestito per 2 giorni la maglia rosa, e quando ha sentito di non essere brillante, di avere il timore di non riuscire a stare con i primi, ha detto: io preferisco lavorare per gli altri perché sono abituato a fare questo. È ancora una dimensione che secondo me deve cambiare, perché secondo me Brambilla può fare molto di più, ma ripeto, è abituato a fare qualcosa per gli altri e oggi l'ha voluto fare anche con la maglia rosa. È stato di un'onestà impressionante, perché nel momento in cui lui si è staccato sulla GPM ha attaccato Amador, ha visto che tutta la squadra ha lavorato per 200 chilometri. Jungels teoricamente può essere il capitano da più, può essere più per la classifica finale più un uomo più presente, e aveva paura di perdere la maglia rosa sia lui che Jungels nei confronti di Amador. Se non tirava lui, Amador era il rosa. Mario, quindi si è d'accordo. Sentito in dovere e bisogna dirgli grazie per quello che ha fatto, perché ha fatto un gesto che da ammirare totalmente. È un ciclismo diverso, è un ciclismo del fair play. Mi hanno colpito le parole di Cunego, che prima ti ha fatto i complimenti. Cunego, che aveva probabilmente anche delle velleità sulla tappa di oggi, ti ha fatto complimenti perché, essendo un atleta più esperto, vede un giovane che fa una bella cosa e fa i complimenti. Vediamo Brambilla che aiuta Jungels. Ripeto, è un ciclismo cambiato, un ciclismo mondializzato, nelle squadre ci sono atleti di tutte le nazioni, per cui c'è un comportamento probabilmente diverso. Ai tempi miei i primi avversari erano quelli che erano squadra tua, che in alcuni casi cercavano di fregarti. Ora invece è un ciclismo che è probabilmente più accattivante, più piacevole è diverso. Con i due ragazzi che sono con noi, ragazzi nel senso che pedalano, vorrei commentare questo tweet che ci è arrivato da Alemante, che dice: tutti convocati, ma che stranezza vedere la maglia rosa tirare per la maglia bianca. Chiedo a te, vincitore di tappa, cosa ne pensi? Ma secondo me, come ha già detto Mario, è un ciclismo cambiato, nel senso che
forse c'è più onestà anche in gruppo. La maglia rosa oggi magari non si sentiva in condizione per poterla tenere, così ha dato una mano importante al suo compagno e penso che sia uno dei gesti più belli. Valerio. Ma io posso anche parlare un po' direttamente, perché anche io a Montalcino vestivo la maglia bianca e Vincenzo la maglia rosa. Cioè alla fine quando in squadra ci sono delle dinastie da rispettare, o comunque sia ci sono dei punti focali su chi è veramente il vero leader, insomma, non c'è maglia che tenga, nel senso è lui il leader e ovviamente tutta la squadra ruota attorno al leader. Grazie a Valerio Agnoli. Indiscreto, siamo pronti. Beppe Conti, hai degli indiscreti anche su Cipollini? Qualche... No. Ma no, quegli indiscreti su Cipollini non ti conviene. Ce li raccontiamo dopo io, ecco, e lui. Prego. Certamente. Indiscreto, Beppe Conti. No, l'indiscreto del giorno riguarda Vincenzo Nibali, grande protagonista, riguarda anche Valerio Agnoli che andrà con lui l'anno prossimo. È stato visto il giorno della crono nel Chianti un emissario dello sceicco del Bahrain che vuol formare questa squadra con Vincenzo Nibali. Secondo alcuni al 99% sarebbe già fatta questa squadra dello sceicco. L'annuncio dovrebbe essere dato l'11 luglio, giorno di riposo del tour nel Principato di Andorra, al termine di una tappa molto importante del tour. Piacciono molto il polacco Maika e anche Sonny Colbrelli, che salutiamo, che oggi compie gli anni, per questa squadra dello sceicco del Bahrain con Nibali capitano. Ma la cosa bella, al di là di questa squadra che sta nascendo e che sembra veramente sia fatta, è che in quei giorni, fra il 10 e soprattutto il 14 luglio, giorno del Mont Ventoux, si definirà chi è il capitano, chi sarà il capitano della Stana al Tour de France, perché Nibali non vuole andare là a fare il luogotenente di aro. Chi farà meglio sul Mont Ventoux sarà il leader della Stana al Tour de France verso Parigi e sulle Alpi. Questa è una bella indiscrezione, secondo me, in chiave Tour. Inizio a preoccuparmi per l'umiltà di Beppe Conti, no, prego. Da quello Valerio. Che so io, so che anche l'emissario del Bahrain vuole Beppe Conti come addetto stampa, e quindi sarà assunto, no, ma a parte scherzi. Dobbiamo mandare a Giulio Ciccone, ci sono i controlli, grazie Giulio, grazie davvero, grazie, e complimenti. Grazie a voi e grazie di tutto. Grazie a te, prego Valerio. No, ovviamente non penso che ci sia qualcosa da nascondere, con Vincenzo tutti quanti siamo in scadenza di contratto, però ovviamente la nostra priorità è quella di, credo anche di rimanere qui in Astana, perché ovviamente è una squadra che ci ha fatto crescere molto. Ad oggi ci sono tante parole, però fondamentalmente non so fino a quanto siano realmente vere queste parole. Scopriremo con la venuta al Giro d'Italia di Alexandre Vinokourov nei prossimi giorni il futuro della Astana. Allora, l'ultimo tema della giornata di oggi, tanto domani è una tappa sulla carta abbastanza semplice, da Modena a Oslo, 11ª tappa sulla carta semplice, quindi togliamo tempo alla descrizione della tappa di domani, ma abbiamo detto in apertura, no? Se si pensa alla corazzata Sky, milioni di euro tanti, e poi si pensa alla realtà professional della Bardiani che ogni giorno viene qui, sono due realtà completamente diverse. Oggi si è ritirato Mikel Landa, però lo scorso anno sono venuti con Ricci Porte, due anni fa con Wiggins. Insomma, la sensazione è che si faccia un po' una squadra di serie B tra virgolette per il Giro d'Italia, uno squadrone di serie A per il Tour de France, e questo non è bello nei confronti di una corsa che è una grande storia come il Giro d'Italia. Andiamo proprio a vedere con le immagini, questa è intanto la classifica degli uomini di classifica, nel senso i primi 10 in classifica, vediamo che Vincenzo Nibali 52, Kruijswijk 50 come Valverde, 1.11 Brambilla, 1.44 Maika, Fuglsang 2 secondi più, 2.08 Zakarin, 2.26 Esteban Chavez. Andiamo con le immagini che ci porta a Motoscopa proprio di questo calvario di Mikel Landa, una gastroenterite virale nella notte e un problema che lo ha costretto, insomma, ad abbandonare il Giro. Siete d'accordo o no su questo discorso delle due realtà, no? Una corazzata che viene con un budget consistente e una realtà professional che onora poi la corsa ogni anno. La Bardiani ha come appuntamento più importante il Giro d'Italia e corrono col cuore, corrono con una determinazione incredibile. Team Sky quest'anno ha cercato di vincere una classe che ci è riuscita con Pulse e hanno come obiettivo principale il Tour de France. Hanno preso Landa per fare classifica alla Giro d'Italia e all'ultimo minuto hanno selezionato Nieve, ma sì, loro non pensano tanto al Giro d'Italia. E quindi questo cosa comporta? Che Landa gli viene mal di pancia e non hanno più nessuno.
sai, anche perché poi per diventare capitani servono degli anni, perché Landa fino all'anno scorso ha aiutato gli altri. Ricci Porta l'anno scorso è venuto, era abituato a non lavorare, non conosceva neanche altri le regole della corsa. Abbiamo un minuto, però vorrei far rispondere 30 secondi a Cipollini e 30 secondi a Gerzè. Sì, naturalmente sono strategie di squadra. Anch'io avevo dei dubbi su Landa che fosse così in poco tempo riuscisse a diventare capitano e soprattutto capitano solido di una squadra del genere, anche perché ha avuto un avvicinamento al Giro d'Italia abbastanza strano, si è visto soltanto una volta ai Paesi Baschi, poi non ha più corso, per cui dietro secondo me c'è qualcosa di strano, lo vedo un mistero, perché uno se sta male a mio avviso oggi non parti, non puoi non partire. Per me che si è staccato oggi. È un qualcosa di estremamente anomalo. Io capisco che uno sta male, ma oggi il problema di Landa. Landa è venuto per fare classifica, ha avuto un problema, ha vinto il Giro del Trentino, ha dominato il Giro del Trentino dopo i Paesi Baschi, quindi Landa è venuto qua. Purtroppo non aveva la squadra, quello per la problematica non era Landa, che ha avuto un problema intestinale questa notte, quindi ci sta, però lui non aveva la squadra, se fosse andato in rosa non aveva una squadra per condurre la corsa. E forse bisogna venire al Giro d'Italia con una squadra più forte per onorare anche la corsa e anche la maglia rosa. Io ringrazio Mario Cipollini, ringrazio mio papà, saluto Maria Giovanna, grazie a Stefano Garzelli e a Davide Cassani, vi ricordo l'appuntamento con Ti Giro con Andrea De Luca e Marzio Bruseghini, domani mattina Giro Mattina con Valerio Iafrat. Poi ovviamente Giro Notte questa sera se restate in piedi, poi tornate con noi domani all'appuntamento alle 13.45. Per il giro è tutto, grazie, arrivederci. Contro copertina montata dal nostro collega Moscatelli. Vediamo, grazie a tutti.